collaborazione con Filanto, a spasso verso il futuro. Salento Doc, per la crescita economica e sociale del Grande Salento. Cantine Due Palme, l'eccellenza dei vini del Salento. È una vita che osservi gli altri scalare le vette. È una vita che li vedi lottare a denti stretti per raggiungere la cima. È una vita che ne ammiri ambizioni e volontà. È una vita che li guardi dall'alto. Questo mese entra anche tu nel mondo SUV con Fast Lease di Auto. Da 178 euro al mese. Thank you.
In questa copertina abbiamo racchiuso le immagini che raccontano una storia su cui ancora non è stata scritta definitivamente la parola fine. Dalla scomparsa della ragazza di Avetrana al ritrovamento del corpo di Sara, una Sara che tutti avevamo cominciato e imparato a conoscere e anche ad amare. Ma ripercorriamo cosa è successo in tutti quei giorni che vanno dalla sua scomparsa al ritrovamento del suo corpo. Quarantadue giorni. Tanto è durato per questa mamma l'incubo di non sapere che fine avesse fatto la sua bambina. L'epilogo poi la farà sprofondare in un'angoscia ancora più grande. Giovedì 26 agosto, poco prima delle 14:30, Sara Scazzi, quindicenne di Avetrana, ultimo paese della provincia di Taranto, al confine con le province di Brindisi e Lecce, a pochi passi dal mare, riceve un SMS dalla cugina Sabrina, una sorella maggiore più che una cugina. Da quando Sara è arrivata ad Avetrana, mamma Concetta si è trasferita da Milano con la figlia che allora aveva 6 anni per accudire zio Cosimo, suo padre adottivo. È stata la famiglia di zia Cosima il suo riferimento. 700 metri separano le case delle due sorelle Serrano e Sara, con il fratello Claudio e il padre Giacomo lontani, sono rimasti a Milano per lavoro, vuole sentirsi parte di quel nucleo familiare completo. Zio Michele, zia Cosima e le cugine Valentina e Sabrina. Un anno fa Valentina si è sposata ed è andata a vivere a Roma e allora Sara si lega a Sabrina, con la quale inizia ad uscire anche di sera. D'estate il coprifuoco arriva più tardi e poi mamma Concetta si fida della nipote. Sabrina e il suo gruppo di amici trattano Sara per quella che è, un'adolescente da proteggere. Quei 700 metri Sara li percorrerà con il passo spedito di sempre, o forse ancora più velocemente del solito perché è felice di andare al mare. Non pranza neanche quel giorno perché vuole fare subito il bagno. Auricolari, zainetto in spalla, bikini, pantaloncini e canotta, saluta mamma, papà e nonno e si dirige verso casa degli zii. Gli ho detto, questo ragazzo cosa ci fa a quest'ora alle 2:30 di pomeriggio? E il giorno dopo poi abbiamo saputo che era sparita. Il passo era abbastanza veloce. Non ha abbastanza credito per rispondere con un SMS al messaggio di Sabrina, che gliene invierà un altro. Hai ricevuto il messaggio? Sara risponderà con uno squillo, che vuol dire sì, l'ho ricevuto, oppure sono partita. Devono andare al mare con l'amica Mariangela. È stata lei a sua volta con un SMS a comunicare a Sabrina che sta andando a prenderla. Sabrina dirà che Sara non è mai arrivata a casa sua. L'hanno presa, sarà questo l'allarme che lancia. Sarà lei a far partire le ricerche. Va da zia Concetta. La donna le dice che Sara non è a casa, che l'ha salutata dicendole vado al mare con Sabrina. E allora Sabrina, in auto con Mariangela e la sorellina di quest'ultima, torna a casa, vede suo padre sul ciglio del garage e gli chiede «Hai visto Sara?» La risposta è «No». Ancora un paio di giri del circondario in auto, poi Mariangela lascerà a casa Sabrina per riaccompagnare la sua sorellina. Bisogna muoversi, bisogna cercare Sara, che fine può aver fatto? Sabrina dice a Mariangela «Ti raggiungo con mia madre». Ma Mariangela arriverà a casa sua in 2 minuti. Sabrina, con sua madre Cosima, ne impiegherà 15. Sabrina chiama gli amici Ivano ed Alessio. Il primo non risponde, sta dormendo. Alessio, invece, l'aiuta da subito nelle ricerche. Mamma Concetta, intanto, denuncia la scomparsa della figlia ai carabinieri della stazione di Avetrana. Chiunque l'abbia vista, di contattare immediatamente i carabinieri. Anche il minimo dettaglio ci può essere di aiuto. E a Sara vorresti dire qualcosa nel caso in cui stesse guardando la TV magari? Stare tranquilla, pian pianino cercheremo di trovarla. Tu escludi che lei possa essere andata via di sua spontanea volontà? No, 100% sono convinta che lei non sia andata di spontanea volontà, assolutamente no. Anche perché avevamo un rapporto, lei mi raccontava tutto, automaticamente se ci fosse stato qualcuno me lo diceva. Da quel momento, per giorni, vengono battute strade, campagne, pozzi, casolari, masserie, prima solo da volontari, poi dai carabinieri, da oltre 50 uomini, inviati anche da Bari e da Roma, dalle unità cinofile, dai sommozzatori. Il paese si mobilita, anche con una lunga fiaccolata, per esprimere solidarietà ai genitori di Sara, perché se è stata rapita venga rilasciata, perché se si è allontanata volontariamente torni subito a casa. E in prima fila c'è sempre lei, Sabrina, la cugina adorata. Sara libera, Sara libera, Sara libera, Sara libera, Sara libera.
Ma i giorni passano e inizia la scuola. Peschetola Antonietta, Polignano Alessio e Scazzi Sara. Nessuna svolta nelle indagini, la vita degli amici di Sara pian piano riprende in sua assenza fino al 29 settembre, quando accade qualcosa che all'improvviso dà uno scossone agli inquirenti e all'opinione pubblica. Gli italiani ormai seguono il caso giorno per giorno e la notizia del 29 settembre è l'apertura dei telegiornali nazionali. Lo zio di Sara, di mestiere contadino, trova il cellulare della nipote in un uliveto in cui aveva lavorato il giorno prima. Una coincidenza? O qualcuno l'ha messo lì per dare un segnale? È stato proprio un caso, proprio. Che l'abbiamo trovato proprio, io non volevo che lo trovassi. Magari la gente dice, ah, proprio lo zio lo doveva trovare. Non volevo. Ho detto ai carabinieri di non dire niente a nessuno, però purtroppo si è saputo lo stesso. L'ho preso in mano, ho telefonato a mia figlia, il cuore me lo diceva. Viene ascoltato dai carabinieri zio Michele, viene riascoltata sua figlia Sabrina, viene riascoltata sua moglie Cosima e poi di nuovo Michele, finché si arriverà alla confessione dell'uomo la sera del 6 ottobre. Ha ucciso Sara strangolandola con una corda nel suo garage, ne ha violentato il corpo esanime e poi lo ha nascosto talmente bene che mai nessuno avrebbe potuto trovarlo. Ma, tranne che per la sequenza dell'occultamento del cadavere, è una confessione che fa acqua da tutte le parti. Gli inquirenti non crederanno a Michele e non crederanno neanche a sua figlia Sabrina, che lo chiama assassino. Eh sì, gli inquirenti non crederanno mai appieno, mai fino in fondo alle parole di Michele Misseri, che cambia versione 6 volte e si accinge probabilmente nei prossimi giorni a rivelare la sua 7ª verità, quella forse ancor più inquietante delle precedenti, e sono ben 3 le versioni che dà dell'omicidio. Nella prima si assume tutte le responsabilità, nell'ultima, la terza, tira in ballo la figlia, Sabrina. Michele Misseri, raccontando i fatti di quel 26 agosto, ha cambiato 6 volte versione. Fu già ascoltato dopo aver portato ai carabinieri il cellulare di Sara, bruciacchiato e senza batteria. Lo aveva trovato, disse, tra le sterpaglie bruciate, ai piedi di un ulivo, in un podere in cui lui stesso aveva lavorato il giorno prima e nel quale era tornato l'indomani per recuperare un cacciavite che aveva dimenticato. Poi ci fu la confessione vera e propria. Era la sera del 6 ottobre e Misseri raggiunse la compagnia dei carabinieri di Taranto accompagnato dalla moglie Cosima e dalla figlia maggiore Valentina. Misseri, piegato dal peso dei fatti, insostenibile anche per le sue spalle forti di contadino, all'esortazione... Almeno ci dica dove sta il corpo. Almeno quello. Rispose... All'omosso. Ma sono 3 le verità, le versioni, che Michele Misseri racconta ai carabinieri e ai procuratori della Repubblica, descrivendo per ognuna di esse uno scenario del crimine completamente differente. 3 diverse realtà che comunque forse non bastano per svelare il vero. 3 mondi paralleli, tra i quali gli inquirenti tireranno fuori l'unica vera ricostruzione del delitto con prove e tessere del mosaico che ancora non sono al loro posto. La prima verità. Fece tutto da solo e nessuno si accorse di niente. Michele Misseri confessa. Quel pomeriggio Misseri era in garage, il trattore non partiva. Arrivò Sara, scese in garage. Misseri disse che non sa cosa gli successe quel giorno. Non ricordo se l'ho chiamata io, o è scesa da sola. Quindi lei è scesa in cantina, gli ho messo una corda al collo. Le girò una corda intorno al collo e la uccise. Dice che voleva violentarla e che lei non voleva. Mentre la strangolava, il cellulare di Sara squillava. Era Sabrina. Poi il telefono cadde e si staccò la batteria. Lui caricò il corpo in auto e lo portò alla Mosca. Dopo la violentò, poi gettò il corpo in un pozzo. Thank you.
poi aggiungerà che aveva toccato Sara in quel garage, che le aveva messo una mano sul pube. La seconda verità: in quel garage arriva Sabrina, ma dopo l'omicidio. Quel pomeriggio Misseri era in garage, il trattore non partiva. Arrivò Sara, scese in garage, le girò una corda intorno al collo e la uccise. Voleva violentarla e lei non voleva, ma prima che potesse nascondere il corpo gettandogli addosso un cartone, successe qualcosa. In garage scese Sabrina. La ragazza vide il corpo e sconvolta chiese: «Papà, cosa hai fatto?» E poi corse su perché c'era la sua amica Mariangela ad aspettarla in macchina. Per allontanarla dal luogo del delitto, Sabrina salì in auto con lei e le disse: «Andiamo a cercare Sara, l'hanno presa». Solo allora Misseri caricò il corpo in auto e lo portò alla Mosca. Dopo la violentò. Sì, cercavo di violentarle. E non voleva. E dopo l'ho uccisa. Violentarle. Dopo che era morta. Poi gettò il corpo in un pozzo. Misseri disse anche che Sabrina lo aveva esortato a confessare tutto ai carabinieri. La terza verità: in quel garage Michele Misseri non è più solo. La terza verità arriva contestualmente alla seconda, quando, scrive il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere di Sabrina, continuando a vacillare di fronte alle logiche obiezioni del PM, Misseri ha poi finito per affermare che la piccola Sara quel pomeriggio era stata trascinata in garage con la forza proprio da Sabrina, avendo quest'ultima con lui convenuto, quando si erano incontrati a pranzo, di dare a costei una lezione per intimorirla ed evitare in tal modo che la ragazzina potesse diffondere in paese la notizia delle attenzioni sessuali riservatele dallo zio, delle quali anche Sabrina era venuta a conoscenza. Dunque, quel pomeriggio Misseri era in garage, il trattore non partiva. Arrivò Sara e fu spinta giù con la forza da Sabrina. Volevano darle una lezione. Sabrina voleva sentire la verità dalla bocca della cugina. Scoppiò una lite, poi Michele Misseri le girò una corda intorno al collo e la uccise. Mentre stringeva forte, Sabrina teneva ferma Sara, cinturandola con le braccia. Quando Sara morì, Sabrina la lasciò, spaventata, mollò la presa. Poi corse su per allontanare Mariangela. Solo allora Michele Misseri caricò il corpo in auto e lo portò alla Mosca. Dopo la violentò, poi gettò il corpo in un pozzo. Allo stato degli atti è questa la versione definitiva, la verità del GIP che convalida l'arresto di Sabrina per sequestro di persona e concorso in omicidio. I personaggi in questa storia sono tanti, tantissimi, e in questa scheda a cura di Raffaella Meo vi presentiamo tutti i loro profili, a partire da una figura a cui forse tanta parte dell'Italia deve e dovrebbe chiedere scusa, ovvero quella di Concetta Serrano. Oggi tutta Italia la conosce come Mamma Concetta, la mamma di Sara Scazzi. Una donna dal tratto ruvido, una donna che in molti hanno voluto descrivere come gelida al punto da destare qualche sospetto. Invece era soltanto una mamma che con grande dignità e orgoglio voleva che si facesse il tutto e per tutto perché le ricerche per ritrovare sua figlia fossero le più serrate possibili. Vediamo tutti i personaggi che ruotano intorno al giallo di Avetrana. Concetta Serrano Spagnolo, mamma di Sara. Alle 14.30 di giovedì 26 agosto è in casa in via Vico Secondo Verdi. Saluterà per l'ultima volta la sua Sara che esce per andare al mare. La donna accudisce il padre adottivo gravemente ammalato con l'aiuto della badante rumena Maria Pantir. L'anziano morirà il 16 settembre. Diventa la nuova mamma coraggio Concetta. Lei che da molti e spesso viene giudicata troppo fredda con lo sguardo di ghiaccio che non lascia tradire emozioni, è in realtà una madre che ha lottato con grande dignità perché non si fermassero mai le ricerche della sua bambina. Rivolgo un accorato appello a chi ha preso Sara di lasciarla libera. È apparsa in TV tantissime volte, non si è mai sottratta alle interviste, ma solo per fare appelli al Presidente della Repubblica e a quello del Consiglio. Io dico di indagare sui familiari e sugli amici, l'amica. Lei ha sempre detto: io non ho dubbi sul mio cognato. Infatti, lo ripeto, proprio su di lui non ho nessuna... Per me non è lui. Non si arrenderà mai, fino a quando, in diretta TV, le arriverà la notizia che le distruggerà la vita per sempre. Martedì, Concetta ha detto di credere alle parole di suo cognato, ma non a Sabrina. Giacomo Scazzi, papà di Sara.
Alle 14.30 di giovedì 26 agosto è in casa, in via Vico Secondo Verdi. Da anni vive e lavora a Milano, ma ha trascorso l'estate ad Avetrana. Sara ha passato con lui in casa di parenti a San Pancrazio Salentino gli ultimi giorni di vita. Claudio Scazzi, fratello di Sara, alle 14.30 di giovedì 26 agosto è a Milano. Lì vive e lavora con il padre. Tornerà ad Avetrana solo due giorni dopo il ritrovamento del cadavere della sorella. Prima di rientrare a casa è ospitato dalla Vita in diretta, in onda su Rai 1, poche ore dopo il tragico avvenimento. Lì dirà che sapeva che Sara e Sabrina, la sera prima della scomparsa, avevano litigato a causa delle avance che zio Michele avrebbe fatto a Sara. La ragazzina avrebbe raccontato tutto alla cugina Sabrina, che però si sarebbe infuriata difendendo il padre. Claudio, successivamente convocato in procura, ha ritrattato. In TV è stato male interpretato. Voleva solo dire che se in famiglia si fossero accorti che zio Michele molestava Sara, non se ne sarebbero certo stati con le mani in mano. Ma senta, io sono venuto in televisione perché ho uno scopo preciso. Il mio scopo è quello di non permettere a Michele di avere degli sconti di pena. Perché ho sentito in varie trasmissioni, ho letto su vari giornali, di queste sue intenzioni di chiedere il rito abbreviato, adesso so che sta chiedendo una perizia tecnica. Io sono venuto in televisione con lo scopo esclusivo di non far avere sconti di pena a Michele. Cosima Serrano, sorella di Concetta e la zia di Sara. Alle 14.30 di giovedì 26 agosto era a casa sua in via Grazia Deledda. Secondo la confessione del marito era in casa a riposare. La sua posizione è ancora al vaglio degli inquirenti. Di sicuro il suo cellulare, il giorno dell'omicidio, aggancerà la cella del luogo del ritrovamento del cadavere di Sara. E suo marito, quel giorno in cui Sara è scomparsa, era a casa? Sì, sì. Era fuori, non lo so. Comunque si sentiva parlare mentre io ero nella camera da letto. Con chi stava parlando? Per esempio, quando è venuta Sabrina a chiedere se era venuta Sara, ho sentito papà è venuta Sara e ha detto no, l'ho sentito, diciamo. Anche se non stavo né sveglia né dormendo, diciamo. Mi ero messa per dormire, però non stavo mezza, diciamo. Michele Misseri, marito di Cosima e lo zio di Sara, assassino reo confesso della nipote. Alle 14.30 di giovedì 26 agosto era nel garage di casa sua in via Grazia Deledda. Dirà di aver ucciso la nipote laggiù, di averla poi violentata quando era ormai cadavere e poi di aver nascosto il corpo. La sua confessione è delle ore 21.30 del 6 ottobre. Crollerà sotto le domande del PM e accompagnerà gli inquirenti nel luogo in cui ha occultato il cadavere. Poi le sue dichiarazioni cambieranno numerose volte fino ad arrivare a 6 differenti versioni. Nell'ultima coinvolgerà la sua figlia minore Sabrina. Dirà che è insieme a lei che ha ucciso Sara. Io ho la sensazione che Sara io la debbo trovare. E dove? Quello è che dove? Sabrina Misseri, cugina di Sara. Giovedì 26 agosto alle 14.30 è in casa. Aspettava Sara per andare al mare. Dalla confessione di suo padre lo condanna e lo chiama assassino. Poi è stata arrestata per concorso in omicidio. Lei avrebbe tenuto ferma la cugina, mentre il padre la strangolava con una corda. Io alle 14.10 le ho mandato un messaggio per prepararsi, per mettersi il costume per andare al mare. Visto che 10 minuti non mi rispondeva, gli ho mandato un altro messaggio dicendo se avesse letto il messaggio, e lei mi ha risposto con uno squillo. Dopo 10 minuti ho visto che non mi rispondeva niente, non arrivava a casa. È arrivata la mia amica e ho visto che non è arrivata Sara, ho detto adesso la chiamiamo. Ho chiamato Sara, ha squillato 6-7 volte il telefonino, però poi dopo si è staccato il telefonino, non sono riuscita più a rintracciarla. Siamo venuti di nuovo a casa di Sara dicendo se Sara si era sbrigata, e mio zio ha risposto dicendo che era già andata via, doveva stare già a casa mia, in poche parole. Stava venendo a casa tua, in qualche modo ti sei sentita in colpa? Sì, perché ho pensato 3000 volte, magari la potevo andare a prendere io a piedi, invece, però mai vai a pensare a una cosa del genere, perché l'ha fatto per tutti questi mesi. Io stavo molto attenta alla sera invece di non farla andare da sola. L'accompagnavamo noi, i miei amici, io, non la lasciavo mai da sola, mai pensando il pomeriggio che potesse succedere una cosa del genere. Valentina Misseri, sorella maggiore di Sabrina, cugina di Sara. Giovedì 26 agosto alle 14.30 è a Roma, dove vive insieme a suo marito. Condannerà il padre dopo la confessione e difenderà sempre la sorella, gridando la sua innocenza. Vorresti dire qualcosa? Non possiamo dire niente! Andate via tutti! Andate! Vedete, il marito la solidarietà.
solidarietà a vostra sorella. Andate sorelle. Via, sì. Non vi sopportiamo più. Avete rovinato voi pure mia sorella, non l'avete mai aiutata. Fuori. Questa mattinata è Mariangela Spagnoletti, amica di Sabrina. Giovedì 26 agosto alle 14.30 parte in auto da casa sua insieme alla sorellina per andare a prendere Sabrina e Sara in via dell'Edda. Si sono date appuntamento per andare al mare insieme. Le sue dichiarazioni agli inquirenti faranno spuntare contraddizioni con la versione di Sabrina. Dirà anche che la sera prima della scomparsa di Sara, Sabrina aveva rimproverato la cugina dicendole di non stare sempre appiccicata a divano. Ho detto solo, cioè stai tranquilla, capito? Cioè non benvenuta in mente, ma perché stai così? Detto solo, stai tranquilla, mo vediamo, la troviamo, ho detto. E lei no, l'hanno presa. Secondo me la voce l'ha sentita lei e qualcosa ha visto pure. Secondo me. Ivano Russo, amico di Sabrina e Sara. Sabrina ha una cotta per lui. Giovedì 26 agosto alle 14.30 dorme a casa sua. Sabrina prova a chiamarlo per avvertirlo che Sara è scomparsa, ma lui non risponde. Sabrina e Sara la sera prima potrebbero aver litigato per lui. Non so se crederlo o meno, non ho più punti fermi, non so cosa pensare in questo momento, sono confusissimo. Senti Ivano, le starai vicino comunque in questi giorni, l'andrai a trovare? No, e non per adesso no. Alessio Pisello, amico di Sabrina e Ivano. Giovedì 26 agosto alle 14.30 è a casa. Sabrina lo chiamerà per aiutarla a cercare Sara. Da dove vedi questa via? Deserta. Mo sono tornati un po' forse da dove andavano prima, cioè tutti a mare sono andati. Mimino Cosma è il nipote di Michele Misseri. Sarebbe stato contattato telefonicamente da Michele la sera del ritrovamento del telefonino. Una telefonata che Mimino avrebbe interrotto bruscamente per evitare coinvolgimenti. Il giorno dell'omicidio il suo cellulare aggancia la cella del luogo in cui è stato nascosto il corpo, ma non è una circostanza rilevante. Mimino infatti abita proprio in quella zona, a meno di un chilometro dal pozzo cisterna in cui è stato gettato il cadavere di Sara. Non lo so se dormiva, secondo me non dormiva. No, questo non rimane, non l'ho mai chiesto. Un grosso peso nella vicenda hanno gli avvocati delle parti. Daniele Galoppa, difensore d'ufficio di Michele Misseri, nominato subito dopo la confessione alle 2 della notte tra il 6 e il 7 ottobre. Da subito dirà che non sono attendibili le dichiarazioni del suo assistito durante la confessione. Sta coprendo qualcuno, insiste Galoppa. Michele Misseri gli darà ragione quando dirà che ad uccidere Sara lo ha aiutato la figlia Sabrina. Galoppa è solito dire che la verità non è ancora venuta fuori. Qualcuno dice che la famiglia Misseri voglia cambiare avvocato, che ne vorrebbe uno che riesca a scagionare Sabrina. Ha fatto di sua spontanea volontà la confessione iniziale, molto illogica, assolutamente incredibile, motivo per il quale tutto il suo racconto è stato censurato dallo stesso GIP che ha convalidato il fermo di Sabrina, cioè il dottor Rosati, e nello stesso momento lui ha dato queste diverse versioni, seguendo un ordine a mio modo ben preciso. Vito Russo, legale di Sabrina insieme alla moglie Emilia Velletri, accuserà Galoppa di imboccare il proprio assistito, soprattutto quando quest'ultimo dirà di voler ritrattare il vilipendio di cadavere. Galoppa risponderà a questa insinuazione con un'altra domanda: che ci facevano gli avvocati Russo e Velletri nei pressi di casa Misseri quando ancora Sabrina non era stata convocata per l'interrogatorio né tantomeno iscritta nel registro degli indagati? Gli risponderanno di essere stati sollecitati dal sacerdote a dare conforto alla famiglia. È stato nominato per difendere Sabrina? No. E perché qui? Avvocato, ci può dire perché è qui? Scusate cortesemente, non siate molesti. Ma ci dica soltanto perché è qui. Per difendere Sabrina. Chi è? Signora, può aprire? Chi è? L'avvocato sono. Quando dico che è una ragazza che è innocente e al di fuori di questa vicenda processuale, non vedo responsabilità. E per la sua serenità e anche perché secondo me non c'è nessun movente a carico della Sabrina, cosa che invece ovviamente potrei vedere un movente del tutto psicologico a carico del papà. Walter Biscotti e Nicodemo Gentile sono i legali della famiglia Scazzi. Da subito si sono detti convinti che Sara non si era allontanata da casa volontariamente. Ora preannunciano azioni legali in sede penale e civile nei confronti di alcuni giornali al fine di tutelare la famiglia Scazzi e la memoria della vittima. Qualcuno ha esagerato, dicono. Oggi Concetta, dice Biscotti, ha bisogno di riservatezza per aspettare serenamente la verità. Il ritrovamento del telefonino è chiaro che ha dato una inclinazione alle indagini,
di questi ultimi giorni. A questo punto è chiaro che deve essere letta come un chiaro intento confessorio, come se stesse dicendo venitemi a prendere perché non ho coraggio di dirvelo. Questa è una storia che è evidente, ha generato dolore e disperazione, però in questo dolore, in questa disperazione emerge un esempio positivo, imponente, che è Concetta. Concetta è veramente, mi creda, per noi che l'abbiamo conosciuta, dico anche sicuramente il generale Garofano che è sempre con noi, un monumento di dignità e di fede. Gentile Biscotti hanno un consulente d'eccezione, il generale Luciano Garofano, già comandante dei carabinieri del RIS. Prima dell'arresto di Sabrina, lei stessa gli aprirà le porte del garage. È entrato nel garage, noi l'abbiamo visto uscire dal garage. No, l'ho solo intravisto, Perché non è stato posto sotto sequestro? Si chiedono. Non so, questo bisogna dirlo agli investigatori. Scusatemi tanto. Arriveranno delle altre risposte a breve, colonnello? Non lo so, dovete chiederlo agli investigatori, non a me, io sono il consulente della famiglia. Arrivederci. Quel garage dal quale, ha detto qualcuno, Michele Misseri sembra pian piano uscire. Restate con noi anche dopo la pubblicità, perché fra poco vi faremo ascoltare gli audio originali degli interrogatori dello zio di Sara, Michele Misseri, e di sua figlia, la cugina di Sara Scazzi, Sabrina Misseri, e non solo i loro audio. A fra poco. Collaborazione con Filanto, a spasso verso il futuro. Salento Doc, per la crescita economica e sociale del Grande Salento. Io sono le nostre terre, le nostre vigne, mi diceva il nonno facendomi annusare la sua mano piena di lavoro. E mi raccontava la sua passione forte, così forte che si è attaccata alle mie mani, fino a diventare la mia. Perché se la terra la respiri e la annusi da bambino, non puoi pensare ad altro. Oggi la mia passione è questo vino. E se lo assaggiate, lo potete assaporare anche voi. Cantine Due Palme, sapore vero, scelto col cuore. È una vita che osservi gli altri scalare le vette. È una vita che li vedi lottare a denti stretti per raggiungere la cima. È una vita che ne ammiri ambizioni e volontà. È una vita che li guardi dall'alto. Questo mese entra anche tu nel mondo SUV con Fast Lease di Auto. Da 178 euro al mese. In collaborazione con Filanto, a spasso verso il futuro. Salento Doc, per la crescita economica e sociale del Grande Salento. Io sono le nostre terre, le nostre vigne, mi diceva il nonno facendomi annusare la sua mano piena di lavoro. E mi raccontava la sua passione forte, così forte che si è attaccata alle mie mani, fino a diventare la mia. Perché se la terra la respiri e la annusi da bambino, non puoi pensare ad altro. Oggi la mia passione è questo vino, e se lo assaggiate, lo potete assaporare anche voi. Cantine Due Palme, sapore vero, scelto col cuore. È una
una vita che osservi gli altri scalare le vette. È una vita che li vedi lottare a denti stretti per raggiungere la cima. È una vita che ne ammiri ambizioni e volontà. È una vita che li guardi dall'alto. Questo mese entra anche tu nel mondo SUV con Fast Lease di Auto. Da 178 euro al mese. Siamo al momento degli interrogatori, gli interrogatori con la viva voce dei protagonisti di questa triste vicenda. Michele Misseri, 6 ottobre 2010, sera, siamo dopo le 20, Michele Misseri è in caserma a Taranto, questa sera stessa lui crollerà, ma gli inquirenti partono da lontano e richiedono di ricostruire i rapporti fra la famiglia Misseri e la famiglia Scazzi, fra i singoli componenti dell'una e dell'altra famiglia, sino ad arrivare ai rapporti fra Sabrina e Sara. In questo primo stralcio di interrogatorio Misseri dirà una cosa importante: Sara da sola nel mio garage non è mai entrata. Sentite. Oggi 6 ottobre 2010. Alle ore 20 e 17. Io sono Mister Michele Antonio, nato a Mandurria, il 22-3-54. Residente? A Vedrana, via Grazia dell'Edda, numero 22. Che tipo di rapporto aveva creato lei con la famiglia di Sara Scazzi? No, un rapporto normalissimo. Da quanto tempo conosce la signora Concetta? Concetta poteva avere 16-17 anni. Lei quando ha iniziato a vedere Sara che frequentava la sua abitazione? No, Sara era piccolissima proprio, la portava sua madre pure. Era piccola proprio. Era molto legata a Sabrina? Prima Valentina era molto legata, prima poi Valentina è sposata e si è attaccata più a Sabrina. Qualche volta le diceva pure mia moglie, ma sempre qua stai, non voleva che si attaccasse proprio. Ho capito. E se la prendeva male pure Sara. Quando diceva così. Ma quando Sara veniva presso la vostra abitazione, venivano a trovarvi anche Concetta con il marito? Pochissimo. E come era pochissimo? Lei aveva una religione, lui perché era un po' strano. Voi invece siete cattolici, tutti io cattolici? Io so che siamo cattolici. La vostra famiglia, sì. Diciamo, dei cattolici. Sì. Sara conosceva benissimo la vostra abitazione. Quando gli serviva una cosa era stesso che stava a casa sua. Il garage tutto? Sì. Si ricorda? Realmente se... sotto i garage ci avevamo pure i gatti, noi scendevano spesso sotto con mie figlie che davano a mangiare ai gatti. È capitato che è sceso qualche volta per chiamarla per qualche... Arrivava a metà scivolo, perché il scivolo mio è lungo, e diceva: zio Michele è pronto, però non è mai sceso sotto, mai. Se scendeva sotto c'era Sabrina. Quali erano i rapporti che c'erano tra Sabrina e Sara? Io le vedevo spesso che uscivano, però uscivano pure quelle grandi. Sì. E io pure dicevo: Sabrina, quella è minorenne, tu esci con quelle grandi, se succede qualche cosa sei responsabile. E mi diceva sempre: sì, lo so. Questo lo so. Quindi erano buoni i rapporti tra Sabrina e Sara? Sì, erano buoni. Benissimo. Ma Sabrina non vi ha mai detto di aver litigato con Sara per qualche cosa? No, di averla rimproverata? L'altra sera il signore me lo stava dicendo. Beh. È la seconda volta stasera che lo sento. Non me l'aveva mai detto. Quando è l'ultima volta che hai visto Sara prima della scomparsa? Io prima della scomparsa l'ho vista il 25, perché il 26 Sara non l'ho vista io. Voi non vi ricordate se il 25, la sera prima della scomparsa, sono rimasti in casa o sono usciti? O sono usciti, non lo ricordo. Questo non lo ricordo. Sara per Sabrina era una sorella, così dicono in tanti, così riferisce lei stessa agli inquirenti durante gli interrogatori. Anche in quel 30 settembre, data cruciale, il cellulare di Sara è appena stato ritrovato, o meglio, Michele Misseri ne ha appena simulato il ritrovamento. Non c'è ancora formalmente nessun indagato, ma ormai il cerchio si stringe. E cosa succede? È delineato anche il contesto di rapporti nel gruppo, l'interesse di Sabrina per Ivano, lo stesso Ivano per il quale Sara incominciava a provare le prime pulsioni. Da qui forse si ipotizza uno dei possibili moventi. Ascoltiamo e fatevi una vostra idea. Misseri, Sabrina.
in merito alla scomparsa della minore Sara Scazzi. Da quanto tempo c'è questo rapporto che veniva a casa? Ah, da piccola, sin da sempre, quando aveva 8 anni, 7-8 anni. Sì, veniva sempre sì, a casa sì, sua. Sì, ha dormito parecchie volte pure a casa mia, ha mangiato parecchie volte a casa mia. Io l'accompagnavo alla fermata per andare a scuola, scherzavamo, giocavamo a carte, a volte mi aiutava a pulire pure. Quindi insomma si è creato un rapporto bello, sì, molto affettuoso. Sì, come la sorella, che rimaneva sempre così, quando arrivavo io a casa in caso mi succedeva qualcosa, lei diceva sempre mandami il messaggio quando arrivi a casa. Quando usciva con me sono sempre quelle le persone nuove che ho fatto, Alessio, Ivano e Mariangela. All'interno di questo gruppo di amicizie, sì, quindi sì, lei, Mariangela, Alessio, Ivano, tra di voi erano nate delle simpatie particolari? Con Ivano, per esempio, l'ho conosciuto a dicembre, ma Ivano è cresciuto sempre di più, l'amicizia, sì, c'è più confidenza, sì, complicità, quello si mi confida un po' di più, però poi niente di... cioè coppie, cose, niente di tutto ciò. Dico, lei si era innamorata di questo Ivano? No, innamorata no, che mi piace, cioè magari modi di fare, mi attraggono, sì, però dal punto a dire innamorata no, una parola grossa. Senta, lei ha mai... sorvegliato, diciamo, fatto, seguito Ivano per capire dove andava? Sì, quando facevamo le sceme, la che avevamo litigato tempo fa con Mariangela, che ci mettevamo al palazzetto dello sport. E che cosa avete fatto? No, là ci sedevamo con la macchina, mangiavamo, nel frattempo vedevamo se passavano le macchine, cose così. Non Ivano? No, sì, sì, sempre si Ivano, però non l'abbiamo fatto per, cioè 2 o 3 volte saranno stato. Quali erano i rapporti tra Ivano e Sara? Ah, sempre... non c'è il rapporto tra Ivano e Sara, il problema è che Sara, che essendo la più piccola, tutti la coccolavamo, quindi la veniva trattata tutta allo stesso modo, cioè comunque lei le coccole riceveva da tutti. Talmente quanto ero gelosa io, che tante volte dicevo, dai, mettiti vicino Ivano che ti coccola lui. Solo se io fossi gelosa non avrei detto mai una cosa del genere neanche. Sara non poteva vedere Mariangela perché sulla spiaggia lei disse, no Sara, stasera non uscire perché quando ci sei tu Ivano non ci caga proprio. Io dissi, qual è il problema? Era più Mariangela che disse queste cose, che lei era gelosa, e Sara diceva, come l'hai conosciuto prima tu e non sei gelosa, e sei gelosa lei? Lei al russo Ivano ha mai detto, guarda che Sara probabilmente si è invaghita di te. Oppure tu nutri simpatia nei confronti di Sara. Sì, sì, o no? No, ha mai no, detto no, al russo? No, no. Cioè in tutto l'ho detto questo giorno della che sta scoppiando. Il giorno della scomparsa l'ho detto. Quando? Il 26, quando ho letto il diario segreto l'ho detto a lui. Mi ha dato il messaggio, ho detto, tu sapevi che Sara, ho detto io... aveva questa confusione e lei ha detto, ma sta scherzando, mi stai prendendo in giro, guarda io non ho proprio male di prendere in giro, io sono rimasta come te perché non me l'aspettavo. E nei diari Sara scrive che più volte lei si è arrabbiata con lei per il discorso di Ivano, è possibile che lei non l'ha mai detto a Ivano? No, ma che stai combinando con la no, bambina? No, non posso confermare gli altri, mai detto, no. In realtà la pista che seguono gli inquirenti in questo primo interrogatorio è che i rapporti fra le cugine non fossero affatto così idilliaci come apparivano al di fuori. Di quella cuginetta bionda, dolce, magra, che cominciava ad essere donna, Sabrina probabilmente era gelosa, tanto che la sera prima della scomparsa, il 25 agosto, ci fu un litigio che viene negato da Sabrina anche di fronte a tutte le testimonianze. E viene ammesso come discussione, non come litigio, solo di fronte all'unica parola che non può essere smentita, proprio quella di Sara. Ma quella sera vi siete divertite? Che cosa c'è? Era una serata tranquilla, non è che abbiamo scherzato, la verità, qua. Era una serata tranquilla, normale. Senta, noi abbiamo ovviamente fatto le nostre indagini e risulta che quella giornata del 25, no? Le cose non è che siano andate proprio nel modo in cui lei le ha descritte. Lei si è arrabbiata con Sara per qualche cosa? E per che cosa mi dovrei arrabbiare? No, non mi ricordo sinceramente. Quindi non si è arrabbiata con Sara. Quando siete scese alla birreria, lei non ha aggredito verbalmente Sara? Forse l'avrò presa in giro come sempre, voglio dire, ma non che l'ho aggredita. Ci sono delle testimonianze che dicono che lei ha rimproverato Sara per questo discorso con Ivano. Allora, ero seduta ad un tavolo vicino alla porta d'ingresso del locale. Dopo poco ricordo che a bordo dell'auto di Mariangela sono arrivate la stessa Mariangela, Misteri, Sabrina e Sara Scazzi. Ci siamo salutate e subito Sabrina ha pronunciato la seguente frase. Questa volta è davvero finita. Riferendosi al rapporto che aveva con Ivano Russo. Evidentemente, durante la giornata del 25 agosto 2010,
era accaduto qualcosa per cui aveva deciso di troncare questa situazione con Ivano. Dopo questo primo approccio, Sabrina e Mariangela sono entrate nel locale per prendere una bevanda, mentre Sara è rimasta vicino a me. Ho notato quindi che Sara era molto turbata ed aveva gli occhi lucidi, tanto che le ho chiesto che cosa era accaduto. Sara non rispose stringendo le spalle e chinando la testa. Sara poi ha raggiunto Sabrina e Mariangela all'interno del locale e subito dopo sono uscite fuori. A questo punto Sabrina, riprendendo il discorso di Ivano, ha meglio precisato che non si parlavano più, aggiungendo che adesso Ivano parlava solo con Sara, che Sara era un tipo che per due coccole si vendeva facilmente. A questo punto ha ripreso Sabrina, facendole notare che tale frase poteva indurre a strani pensieri. Sabrina però insisteva dicendo si vende, lo dice pure sua madre. In quel momento Sara è letteralmente sbiancata ed ha chinato la testa, quasi piangendo. Anzi, ho notato una lacrima, pur non dicendo alcunché. Due giorni dopo, vi incontrate sempre nella stessa birreria la scomparsa di Sara, e lei dice, alla domanda del motivo per cui Sara stava male, dice no, era perché in macchina avevamo litigato. Oddio. Vedi? Allora lei ci sta dicendo un sacco di stupidaggini. No, perché Sara parecchie volte io l'ho resa partecipe, se fosse come dicono gli altri, che io ero gelosa, a questo punto non la portavo con me primo. Secondo, Sara sa benissimo che io stessa... E perché lei... questi testimoni, queste... Ma il fatto di vendersi facilmente, lo dicevo pure a casa, come sì, lei voglio sapere perché questi dicono il falso. No, del fatto di vedersi facilmente può essere pure che le l'ho detto, ma non aggredendo primo. Secondo, queste frasi così io e Sara ce le dicevamo sempre pure a casa, scherzando. Dire, è vero quello lì o non è sì, vero? Ma non aggredendo però, come dicono loro. È molto diversa la cosa, cioè molto diversa. Io mi ricordo soltanto che parlavamo di Claudio quel giorno, quando lei è scesa la lacrima. Ti manca tuo fratello? E tu è partito e lei ha detto sì, e è scesa la lacrimuccia. Di Claudio me la ricordo la lacrimuccia, però del fatto che ho litigato in macchina sto pensando che litigio che ho fatto con lei. E lei però con Ivano, io non ho mai per Ivano non ho mai litigato con Sara, ho litigato questo. Con lei per il fratello, che il fratello si metteva in mezzo senza sapere niente, si metteva a parlare. Cioè qui due sono le cose, o lei dice la verità e io sto dicendo tutto quello che mi ricordo e questi testimoni dicono il falso, io sto dicendo e non si capisce perché dovrebbero avercela con lei, anzi. Però beh, se per questa da vetrana sono la numero uno l'iniziata, quindi. Sara, nel suo diario... Sì, l'ha scritto il 26 agosto, lo so sì, che l'ha scritto. E dice ieri sera, come al solito, ieri sera, quindi il 25, non so se è chiaro. Dice come al solito, ieri sera, Sabrina si è arrabbiata con me per il fatto di Ivano, perché sta... Arrabbiata, perché sta più con me Ivano che con lei. Questo è il punto. Proprio così ha detto. Lei l'ha letti poco sì, fa. Sì, ma non poco fa io non mi ricordavo, non mi ricordavo che dicevo più con me che con lei. Cioè questa frase così non mi ricordo. Io mi sono litigata del fatto di Ivano con Sara, che sempre l'ho ribadito, che suo fratello si doveva fare i fatti suoi. Fino all'ultimo. E invece qui emerge che i litigi frequenti che c'erano tra lei e Sara, scoppiato poi nel casino che è scoppiato il 25 agosto, erano dovuti al fatto che lei era in sostanza gelosa di Sara. Io quella è la frase che io ho detto soltanto, cioè quel fatto che io ho detto tu non devi stare troppo vicino a Ivano per sto fatto, cioè è la cosa che ho detto sempre, che poi magari l'avrò detto un tono che gridavo, non mi ricordo se l'ho detto così, quello non me lo ricordo, però questo è il contenuto, ma non che io ero gelosa. Misseri cerca di costruire un suo personale alibi di quel 26 di agosto, partendo dalla mattina presto, ma gli inquirenti non appaiono affatto convinti. Sono troppe le contraddizioni. Il garage era aperto o era chiuso? Lo era dalla notte prima o lo era soltanto dalle prime luci dell'alba? Tutte contraddizioni che poi sfociano in contraddizioni ancor più importanti. Chi c'era a casa nel momento in cui lui rientra il 26? C'erano sia Cosima sia Sabrina o c'era soltanto la figlia? Chi è rientrato prima, zio Michele o zia Cosima? Sentite. Senta, la mattina del 26, no? Sì. Quindi il giorno della scomparsa di Sara. Lei a che ora si è svegliato? Io sempre alle 3:30 mi alzo. Alle 3:30? Sì. E sua moglie? Ed si è alzata sempre prima, perché lei andava ancora più lontano di me. Senta, invece lei che cosa ha fatto quando se n'è andata sua moglie? La mattina. Del 26. Io tutte le mattine mi pulisco la cucina, diciamo, le piatti, quelle cose là, sempre. Benissimo. Io me le lavo. Sì.
E poi quando finisco mi prendo una tazza di caffè, poi io non tengo il vizio che non me ne devo andare di fretta veloce come fanno gli altri. Me ne vado con comodo, arrivo all'azienda e tranquillissimo. A che ora è uscito di casa? E 5 e mezza, 6 meno 20. A che ora è arrivato sul luogo di lavoro? Per le 6, 5, 6, 10. Fino a che ora avete lavorato? 12 e mezza l'una, dobbiamo fare 6 ore e 40. 6 ore il padrone 40. Vuole sempre 6 ore e 40 che dobbiamo fare, che beh, non l'ho mai capito. Con che macchina è andato a lavorare? Io con la Panda, Panda, la Marbella rossa. Quando ha finito di lavorare, che cosa ha fatto? È andato a casa. A che ora è arrivato a casa? Di preciso cosa poteva essere, l'una e quarto, l'una e mezza. Quindi lei arriva e posteggia la macchina. Quando io ho parcheggiato, ma il garage era chiuso. No, danno sì, l'ho lasciato aperto perché dovevo aggiustare il trattore. Il 26. Quindi lei la mattina parte e lascia aperto il garage? L'ho dimenticato. Alle 5 aperto. Di mattina, alle 6 parte e lascia il garage aperto. Quindi l'ha lasciato aperto. E l'ha chiuso mia figlia che mi ha detto, pure papà hai lasciato il garage aperto. Stamattina quando sono alzati. Che già dalla notte prima stava aperto, da come ha detto prima. Lei. O mi sto sbagliando? No, non è preciso così la ricostruzione. Preciso. No, allora stiamo confondendo, sì. La notte, il giorno io l'ho lasciato aperto, la mattina. Pronto? Non so se è stata... No, ma la notte ho dimenticato io il garage aperto. Poi quando sono ritornato... L'ho aperto di nuovo perché dovevo aggiustare il trattore. Le chiavi del garage dove stanno? E un po' c'è io ce le porto in tasca. Quindi lei apre ed entra dentro. Chi c'è in casa? In casa c'è Sabrina e Cosima. Lei ha detto c'è nessuno, c'è qualcuno? Sì, sì, ho detto. Ha avuto risposta? Di Sabrina. E dove stava Sabrina? Sabrina stava dietro la stanza sua. Nella stanza sua. Qua c'è la stanza sua, però non ricordo se stava qua o stava qua che stava nella stanza dove lavora. Ogni tanto fa qualche... ceretta, qualche cosa. Che cosa le dice Sabrina? Sto qua? Grida, che cosa grida? Sì, dito qua, sta qua, sta. E dice, la mamma sta a letto. E la mamma sta a letto. Dove a letto? Nella stanza mia. Nella stanza matrimoniale? Matrimoniale. Benissimo. A questo punto lei entra in cucina? Sì. Quando è entrata nella cucina, quindi non si ricorda se è andata a lavarsi le mani, se è andata a fare la pipì, qualche cosa? Non ricordo questa cosa. E ha lavorato tutto il giorno nella campagna con le mani e io terra. Certe volte quando vai di fretta... E però, dico, con quelle mani ci doveva poi mangiare, no? Non lo so. E purtroppo il mio carattere è così. Quindi, dove c'era da mangiare? In cucinino. E lei se l'è mangiato direttamente dal padellino? Dal padellino. O l'ha messo nel piatto? No, dal padellino. Ha bevuto un pochettino di vino? No, vino non ne bevo proprio. Sino a che ora ha pranzato? No, era prima delle due. Sabrina, o sua moglie, ha dato qualche voce? E Sabrina... La voce che ha dato Sabrina ha detto, papà non ti sei messo a letto oggi? Dico no, devo andare a lavorare. Ecco, ma quando ha dato questa voce Sabrina è venuta in cucina? È venuta in cucina Sabrina. Che stava alzata Sabrina. Sì. Ed è subito sceso nel garage? Io sì. Contraddizione su contraddizione, Michele Misseri sta per crollare. Gli inquirenti utilizzano dei fattori psicologici molto forti in tal senso. La parte di interrogatorio che state per vedere riguarda anche alcuni particolari dell'omicidio di Sara, che sono dei particolari forti, per cui sconsigliamo la visione di questa parte dell'indiano ad un pubblico non adulto. Sentite le contraddizioni, sentite come gli inquirenti inducono Michele Misseri a crollare. Lei dice nelle sue precedenti dichiarazioni, no? Magari si sta confondendo, no? Dobbiamo precisare, non so se è chiaro il discorso. Sì. Che mentre sono andato in garage, mia moglie e mia figlia stavano riposando a letto. No, adesso sta dicendo che invece sua figlia era bella, sveglia e pimpante, che è venuta in cucina a dire tutte queste belle cose. Dopo un po' che sono uscito, ho visto Sabrina pure che stava seduta sotto la veranda. Non stiamo arrivando ancora. Non anticipare, rispondi. Cioè lei veramente si vuole solo con le sue mani buttare dal dirupo? Piano piano, la dobbiamo ricostruire, perché se andiamo piano piano la mente sua si ricorda meglio e quindi evita di dire delle cose magari che poi non troviamo riscontro nelle carte, non so se è chiaro. Come si concilia sto fatto, questa discrasia pazzesca? La settimana scorsa l'abbiamo fatto questo interrogatorio.
Stia sereno. Questo qua non lo sto ricordando allora. Devo stia fare. Sereno, qua dobbiamo soltanto sì. cercare di ritrovare una bambina. Lo so, lo so. Che poi è sua nipote. Lo so. Quindi lei con tutte le sue forze dell'anima ci deve aiutare. Sto aiutando tanto. Non mi sta sempre. Tenga presente che anche il minimo particolare ci può aiutare a trovare la ragazza. Lo so. E suo nipote, lei gli voleva un sacco di bene, si è fatto tante lacrime, se non mi sto sbagliando. Si è fatto tante lacrime in televisione. Questo particolare no, non lo sto ricordando. Però dico, è una enormità, sì. Dico, non è che è un particolare il colore dei calzini, qua stiamo parlando di una cosa completamente diversa. Prima dice che stavano a letto, e poi dice che è venuta Sabrina, che stava là nello studio dove stava. Insomma, dove stava Sabrina? Forse mi sono confuso, stava ancora nella stanza sua. Cerchi di essere sereno, tranquillo. Lei pensi, deve pensare, quando parla, a sua nipote e a nessun altro. Perché ha diritto a sta piccina. Se Dio vorrà che è ancora in vita, ritorna a casa. E se non è in vita, di avere una degna sepoltura. Lei sa che Sara non aveva avuto il battesimo, no? Lo so. Difatti l'avevamo sempre detto noi, perché... Che non aveva avuto la crisi. Perché non è stata battezzata. E lei, mio cognato, diceva sempre, quando fa 18 anni poi si battezzerà. E lo sa che se non viene ritrovata non può avere manco... Lo so. Il battesimo, o se Dio non vorrà che è morta, non può avere manco lo sacramento di Gesù Cristo. Lo sa, no? Lo so. Ma allora pensi a questo quando risponde a queste domande. Lei deve pensare a sua nipote, a quella vicina. Lei l'ha cresciuta, o mi sto sbagliando? No, l'ha cresciuta, voglia. Come ci hanno detto tutti sì. i testimoni, stava sì. sempre a casa sua. Era così sorridente e bella quella bambina, voglio dire. Quindi quando ricostruisce, con calma, pensi a lei. Deve avere in mente la faccia di sta vicina. Vuoi sospendere un attimo? 5 minuti proprio, giusto così... Si rassereni un attimo. La registrazione viene interrotta alle ore 21 e 22. Alle ore 21 e 34 riprende l'interrogatorio di Misseri Michele Antonio. Questa contraddizione lei ce la può giustificare in qualche modo? A che cosa l'attribuisce, signor Misseri? Detto, forse mi sono confuso. Con che cosa? Ci dica. Cioè che o quel giorno o un altro giorno. Di solito quando lei rientrava a casa, sua moglie e Sabrina stavano già a letto di solito? Di solito, perché loro mangiavano sempre prima e si mettevano a letto. Sua moglie ha detto il contrario. Allora, oggi abbiamo sentito sua moglie. Sua moglie ha riferito che il 26 agosto 2010 era andata a raccogliere pomodori verso Taranto e sarebbe rincasata alle ore 13.30 circa. In casa c'erano già sia mio marito che Sabrina, entrambi a riposare. Mio marito sulla sdraia, mentre Sabrina stava nella mia camera da letto. Sempre il 26. Il 26. Io stavo riferendo a quello che ha detto Sabrina. Forse non è chiaro, qua non stiamo discutendo se lei stava sulla sdraio o stava in giardino o stava sul Monte Bianco. Qua stiamo discutendo del fatto che la signora dice che quando è arrivata a casa, lei stava già a casa con Sabrina. Mentre lei sta dicendo il contrario, che quando lei è arrivata a casa c'era già la signora, sua moglie e Sabrina nell'altra parte, nell'altra stanza. Non so se sono stato chiaro, signor Misseri. Voi dici che noi dobbiamo venire incontro. Non mi risulta così. E non le risulta, però questo risulta dalle carte. E questa è un'altra gravissima contraddizione. Quindi vediamo qual è la sua ricostruzione invece. Quindi quel giorno ha detto che lei non ha riposato, no. Ma è andato direttamente in garage. Sì. E che cosa ha fatto? Volevo mettere in moto il trattore per andare alla campagna a trinciare barbadelle. Beh, e allora? Il trattore non è partito, salgo sopra. Sopra dove? Sopra di quella strada, di sotto la cantina. Ah, sopra la strada, sopra sì. La strada. Allora, mentre io stavo andando a casa c'era Sabrina sotto la veranda. C'era seduta.
ho detto, mo mi giusto la macchina e me ne vado con la macchina fuori. Lo torno, non ci parti. E detto, dopo a quel momento poi è venuta Mariangela e Sabrina è uscita. E non lo so se ha telefonato o fatto, io so solamente che quando ha telefonato, che si è spento il telefono, ha detto a me, dopo un poco, papà hai visto Sara? Ho detto io no. Io Sara non l'ho vista. Poi dopo un poco sono usciti, si sono andati con la macchina. Sono usciti chi? Mariangela e Sabrina. Sabrina con la macchina. E dopo sono tornato al retro, ho detto papà se viene Sara dille di aspettare. Sono andato a casa di Sara. Poi dopo sono tornato di nuovo, ho detto dopo quanto tempo più o meno? 5 minuti. Dopo 5 minuti. Ha detto papà adesso quando se viene Sara dille di aspettare. E dove stava lei quando è tornato la seconda volta? Fuori la strada. Fuori la strada, che stava facendo fuori la strada? Con la macchina stavo, dovevo andare in campagna, dovevo andare ai fagiolini sotto. Ai fagiolini. E a che ora è arrivato lì ai fagiolini? Ma non ricordo se erano le 3, 3 meno 10. Le 3, le 15, le 14, 14 e 50. No? Più o meno. Beh. E come mai un testimone ci dice che lei invece è andata a raccogliere i fagiolini alle ore 4 meno un quarto e è arrivato sul posto? Oh, lei aveva, so, lei doveva, si era impegnato ad arrivare lì alle 3, però invece è arrivato lei alle 4 meno un quarto, alle 15 e 45. Come mai? Che ha fatto fino a quell'ora? E non sa perché ha ritardato, perché di solito lei era preciso. Per quale motivo arriva alle 15.45? Che cosa fa? Si guardi un attimo dentro. Ci vuole dire che ha fatto? Con calma e serenamente. Ci possono essere pure degli incidenti, non è che uno deve fare chissà che cosa, delle disgrazie provocate, ma pure per caso. Ci descrive, si liberi un po', ci faccia capire che cosa è accaduto. Serenamente e tranquillo. Ce lo dica. Lei sa che Sara non ha avuto ancora battesimo, come abbiamo detto, no? Almeno ce lo faccia fare sul battesimo. Con serenità. Non si può portare per tutta la vita una cosa del genere, una bambina di 15 anni. Purtroppo, ripeto, capita se disgrazia. Almeno ci dica dove sta il corpo. Almeno quello. Alla mosca. Alla mosca? Ma dove è la mosca? È vicino al fondo di mio padre. Vicino al fondo? Di mio padre. Vicino al fondo di papà suo? E senta, ma in un pozzo sottoterra? Un pozzo. In un pozzo alla mosca? Senta, ma... Se volete vi posso portare. Possiamo andare? Ci porta adesso? Ci porta adesso? Non solo che non si vede. Non fa niente. Non fa niente, basta che ci porta sul posto. Noi andiamo. Però non voglio che sappia mio. Nessuno deve sapere niente. Siamo scendiamo di qua. E scendiamo noi siamo pronti. Ma dille che se ne vanno. Senta, signor Michele Mistri. Io, il procuratore è giunto. Io siamo pronti ad aiutarla in tutti i sensi. Però ci deve dire
tutto. Questo è il momento giusto proprio, ci porti sul posto, ci faccia dare una degna sepoltura a sta vicina. Ci dica che cosa è successo. Però vabbè, non lo posso raccontare nel secondo tempo. Che cosa? Tutta la vicenda. Quello che è successo, la vicenda. Con calma. Adesso almeno per ricostruire un attimo. Ma almeno cos'è, più o meno cos'è successo. Vabbè. Quindi lei è scesa in cantina. Non so come abbia successo. Ma perché è scesa, signor Misseri? Non lo so. Quel giorno mi stavo confuso e gli ho messo una corda al collo. E perché, signor Misseri? Non le voleva bene lei alla bambina? Sì, lo so, però non so. E l'ho uccisa. Senta, le posso fare un'altra domanda? Prego. Ma Sara era incinta? No. E perché ha ucciso Sara? Cioè, che non cosa... lo so, non so nemmeno io perché l'ho fatto. Adesso si sta liberando, ci dica con precisione, per quale motivo? Ma non lo so nemmeno io perché l'ho fatto. Cioè c'era stato un astio, qualche cosa? No, così. Non lo so perché. A questo punto... Guarda, sto dicendo la verità. No, 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 le stiamo credendo, ci mancherebbe altro. Quindi l'ha messa la... Allora, mi scusi, Sara è arrivata a che ora a casa sua? Pari è arrivata puntuale, 25, 2:25. È arrivata a casa. Quindi lei stava nel garage? Io stavo nel garage, stavo a aggiustare il motore. Era vero che stavo a aggiustare il motore? Il motore, sì. Non so cosa mi abbia venuto di farlo così. Ma quando è arrivata a casa è venuta direttamente nel garage? Direttamente sotto il garage è sceso. Direttamente sotto il garage? E perché è venuta sotto il garage, signor Misseri? Non lo so perché sia scesa. Quando è scesa, Michele, che cosa le ha detto? Non sta ricordando bene perché... C'è stato uno scambio di battute, qualche no. Cosa, signor Michele? Sia sereno, adesso noi non siamo più poliziotti, magistrati, ci deve vedere più come persone che stanno cercando di aiutarla. Non ricordo se l'ho chiamata io o è scesa da sola. Mi pare che io l'ho chiamata. Poi è successo qualche cosa per cui l'ha messo su questa corda al collo? Sì, ho cercato di violentarle. Quindi c'è stato questo approccio un pochettino più spinto, diciamo, nei confronti della bambina? E non voleva. E quindi che cosa è successo? E dopo l'ho uccisa. Ma lei è riuscita a violentarla, signor Misseri? Ma dopo però. Cioè dopo che era morta? Dopo che era morta. Ah, ho capito. Quindi dopo che era morta è riuscita. Interrompiamo l'esame, la siamo obbligati a interrompere l'esame. Sì, sì, no, per cercare di farlo liberare. A questo punto i pubblici ministeri, a questo poi ce lo dici in macchina, a questo punto i pubblici ministeri interrompono l'esame. Il verbale viene chiuso alle ore 21:50. Sono le 2 di notte, Misseri torna dal luogo dove ha fatto ritrovare il cadavere di Sara Scazzi, sua nipote, e gli inquirenti lo conducono per continuare l'interrogatorio, quella che a questo punto iniziamo a chiamare una confessione, almeno in questa prima fase, presso la compagnia dei carabinieri di Manduria. Anche questa parte dell'interrogatorio è molto forte e ne sconsigliamo la visione ad un pubblico non adulto. Misseri descriverà tutte le fasi del delitto, anche quelle più cruente, anche quelle relative all'ipotesi del vilipendio di cadavere di cui lo zio di Sara si autoaccusa. Ma gli inquirenti sono molto interessati in questa fase anche alla ricostruzione del ruolo di Sabrina, che in quella giornata del 26 agosto si rivela essere stata molto vicina al cadavere di Sara, appena strangolato, senza però mai vederla. Alle ore 2:15, intendete essere assistito al difensore di ufficio, sì. L'ufficio d'atto che è presente, l'avvocato Daniele Galoppa, ci ha accompagnato e ci ha fatto ritrovare il cadavere. In proposito, che cosa vuole dire? Giorno 26 mattina, mi sono alzato alle 3:30,
Poi verso le 5 e mezza, 6 meno 20 sono partito per il lavoro. Ho lavorato fino l'una e 10, l'una e quarto. Sì. Poi sono tornato in casa. Sono entrato in casa, mia moglie e mia figlia stavano dormendo. Sono entrato in cucina, sono lavato un po' le mani, ho mangiato qualcosa, poi sono sceso giù in cantina. Allora, volevo fare parte del trattore per andarmene in campagna, sì. Ma il trattore non è partito. Poi verso le 2.25 è venuta Sara. È ecco, sceso sotto la cantina. Senta, ma lei sapeva che Sara doveva andare al mare con sua figlia? Non sapeva niente. Non sapevo. Quindi è arrivata Sara mentre lei era alle prese con il trattore per aggiustare questo benedetto trattore. Sì. Ed è scesa completamente giù nella cantina? Sì. E mi ha visto che stava in garage. E l'ha chiamata lei? No, è scesa da sola. E quindi è scesa da sola? Sì. Cioè, vi ha visto e è scesa da sola? Sì. Perché è scesa da sola? Per quale motivo? Non lo so. Quando l'ha vista, che ha detto? No, è sceso, zio, ha detto, zio. Che ha detto? Per salutarti? Per salutarmi. Per salutarla? Penso di sì. A che distanza stava da lei? Meno un metro. Ha sentito la voce, è scesa. La voce mia, no? Quindi che lei che cosa ha detto? Vieni Sara, che cosa No, non ho detto niente, è scesa da sola. Ma lei quando ha visto Sara? Mentre stava scendendo o quando ha detto zio? No, quando ha detto zio. E ho visto Sara. Poi, non lo so quello che mi è successo, Sara si è girata di spalle. Perché si è girata? Non lo so. Doveva risalire, doveva stare a prendere qualcosa? Forse stava guardando così, si è girata. E io ho preso un pezzo di corda e l'ho torcigliata a collo. Sì. E dopo 5 minuti... Ha stretto forte. Senta, ma in questa circostanza, quando lei ha torcigliato al collo la corda a Sara, ha gridato la ragazza? No, niente. Quanto era lunga questa corda? Un metro. Che tipo di corda era? Una corda fina era. Era un resto di corda che l'avevo fatta per la scopatrice. Dove ce l'aveva questa corda? Sopra il trattore. Senta, cerchiamo di descrivere, lo so che è doloroso, signor Michele, però abbia pazienza, dobbiamo descrivere bene questa azione. Lei quando prende la corda dal trattore e la mette attorno, la prende con tutte e due le mani la corda? Tutte e due le mani. Quindi sì, l'ho girata così due volte o tre volte. La prende con tutte e due le mani e poi passa la corda dalla parte davanti del collo di Sara e poi la stringe dietro incrociando le mani. Con le mani così, sì. Due volte l'ho girata. E non ha gridato niente la Sara? Niente. Quanto è durato questa azione di 5-6 minuti, penso. Quando stava stringendo... Sara è rimasta in piedi o si stava accasciando? No, già stava barcollando per terra. E quindi lei ha continuato questa opera di stringere la corda anche quando era accasciata a terra? Sì. Ma Sara ha cercato di mettersi le mani al collo per capire che cosa stava succedendo? Prima sì. Quindi la ragazza si è portata le mani al collo per cercare di prendere la corda che le stava stringendo e non c'è riuscita a mettere le mani tra il collo e la corda? Non mi ricordo però se le ha messe le mani, so che praticava. Cercava di liberarsi. Però non mi ricordo se le ha messe dentro la corda. Dopodiché quando si è reso conto che era esangue a terra, che cosa ha fatto? No, non è uscito sangue. No, esangue, cioè non si muoveva più. Non si muoveva più. Che cosa ha fatto lei, signor Michele? Questa corda l'ha lasciata attaccata al collo o gliel'ha tolta? No, l'ha tolta. E dove l'ha messa? E quella l'ho fatta sparire. Ho preso la macchina. Quindi è uscito dal garage? Sì, a quel momento prima di uscire è venuta Sabrina, quando Sara stava a terra. Ed è venuta Sabrina? Sabrina che ha gridato di sopra, ha detto se viene Sara dille di aspettare. Ah, ho capito, già era a terra Sara, morta diciamo. Sì. E lei ha risposto a Sabrina? Sì, ho risposto, ho uscito fuori. E che cosa ha detto? Ho detto va bene, poi è venuta di nuovo. Chi? Sabrina ha detto papà hai visto Sara? No. Allora ma quanto sono tempo andato? Dopo rispetto alla prima chiamata? Paio di Sabrina. Minuti perché non è e lontano. Lei intanto che cosa ha fatto dentro con Sara? È rimasta in attesa così? Sara l'ho coperta così. Con che terra, cosa? Non si vedeva, un cartone. Ma rispetto all'entrata no? Sì. Sara dove stava accasciata a terra? Dritto dritto all'entrata oppure no, fino a fianco laterale? A fianco quindi laterale. Uno che si affaccia non la vede? Non la vedi no. Quindi ci mette il cartone sopra?
Sì. Poi a questo punto, la seconda volta, che fa? Sabrina la chiama? La seconda volta mi chiama e dice, quando viene Sara, devi di aspettare. Di nuovo, la seconda volta? La seconda volta. E lei che cosa fa? Sì, gli ho risposto, ho detto sì. Con questo stiamo dicendo. Ha detto va bene, insomma. Sì. E quindi che cosa ha fatto? Poi? Allora, ho preso ho aperto il portone, metà, ho preso la macchina, ho trasferito in marcia indietro, ho quindi tolto tutto quello che c'era nel cofano, e l'ho presa, l'ho stesa nel baule, e poi ho messo il cartone che l'avevo coperta sopra. Benissimo. Non si vedeva niente. Non si vedeva niente. No. A questo punto che cosa fa con Sara dentro la macchina, nel garage? Il garage l'ho chiuso. E quel momento è venuto Sabrina di nuovo, ho detto io sto andando a campagna. Ha detto noi dobbiamo vedere se trova Sara. Stava sola Sabrina? No, c'era pure Mariangela. Tutte e tre volte stava Mariangela. Ma quando lei ha stretto il collo a Sara? Non c'era nessuno. Non ci stava nessuno. Quando Sabrina è arrivata Mariangela? Lei se n'è accorto? No, quando è arrivata Mariangela mi sono accorto. Quando sono uscito fuori che mi ha chiamato Sabrina ho visto che stava Mariangela. Poi se ne sono andati, la seconda volta è venuto di nuovo. Ha preparato la macchina, ha messo Sara dentro con il cartone. Sì, con il cartone. E in questo momento arrivano di nuovo Mariangela e Sabrina. Sì. E ma arrivano tutte e tre nella macchina di Mariangela. Quando arrivano lei dove si trova? Fuori. Quindi arriva Mariangela e Sabrina e che cosa dice? Ha detto papà è venuta Sara, ha detto no, non è venuto nessuno. Ha detto io me ne sto andando, ha detto io. Alla campagna? Alla campagna. E loro sono andati con la macchina di nuovo, poi non lo so più. Loro si sono allontanati con e la macchina. E io me ne sono allontanato. Lei si è messo nella sua marbella, nella macchina sua e se n'è andato in questa campagna. Benissimo. Sì. Sono passato dalle sierre. Sì. E poi sono andato dove siamo andati questa sera. Prima di depositare Sara in quel pozzo dove ci ha portato e ci ha fatto vedere a ritrovare il cadavere, sì, che cosa ha fatto? L'ho portata sotto l'albero della figa di mio padre. Che quanto è distante dal posto dove ha abbandonato poi Sara? 300 metri. Prima è sceso lei? Sì. Ha aperto il cofano di dietro? Che cosa ha fatto? Ho sceso Sara a terra e l'ho spogliata. E che cosa ha fatto? L'ho violentata. Ma l'ha spogliata prima? Come? Sì. L'ha spogliata completamente? Cioè le ha tolto le scarpe? Tutto. Ma Sara aveva pure un... un zaino aveva. Uno zaino con delle asciugamani? Sì, uno. E quelle se le portate sempre in campagna con Sara? Sì. Toglie i pantaloncini. Che cosa aveva Sara, signor Michele? Aveva i pantaloncini e i mutandini da bagno. I pantaloncini e il costume da bagno? Sì. Quindi il reggiseno era il costume da bagno? Ne aveva pure una magliettina. C'aveva una magliettina piccola. Pure? E che cosa fa in questo momento? L'ho violentata. L'ha violentata. Ha avuto un rapporto sessuale o anale? Sessuale. Senta, ma in tutto questo, quando lei si trovava in cantina ad avere questa azione delittuosa nei confronti di Sara, il cellulare è squillato? Sì, è squillato. Quante volte è squillato? O tre o quattro volte. E poi che cosa ha fatto con il cellulare? Cioè è caduto a terra da solo il cellulare e si è tolta la batteria. Che significa è caduto a terra da solo? Cioè ce l'aveva in mano Sara. Cioè Sara quando è scesa aveva in mano il cellulare. Poi quindi è caduto a terra e si è aperto. Oh, però quando il cellulare ha squillato Sara ce l'aveva in mano? Sì. E nel momento in cui gli stava stringendo il collo? Sì. Che non sì poteva rispondere? Era Sabrina che la stava chiamando, io non l'era vista che stava fuori con Mariangela. Quindi in quel momento in cui Sabrina stava chiamando Sara, roba di un minuto, roba... praticamente lei stava strangolando Sara e il cellulare squillava in mano a Sara. Sì, poi dopo quando si è accasciata Sara il cellulare è andato a terra. E che cosa ha fatto? Ha preso pure la batteria? Ho preso pure la batteria. Ha preso cellulare e batteria. Che cosa ha fatto? Ci ha messo la batteria nel cellulare o l'ha lasciato? No, non l'ho messo. E che cosa ha fatto col cellulare? Cioè, l'ho messo in una stoffa di pezza e l'ho portato via. In campagna con me l'ho portato via. Non l'ho buttato il cellulare, la batteria ho buttata da una parte. Ma l'ha buttata lo stesso giorno 26? Sì. E dopo che ha buttato la batteria si è portato in contrada... Mosca. Mosca? Sì. Ma lei aveva già deciso dove portare Sara? No, mi è venuto così in spontaneo, che mi ricordavo di quel pozzo che avevo lavorato. No. Quando le è venuta l'idea? Quando sono andato sotto l'albero di mio padre.
Ecco, ma quando è venuta l'idea di violentare Sara pur essendo morta? Quando stavo sotto l'albero della figa, perché non sapevo dove metterla. Sì. Quanto è durato intanto questo rapporto, signor Michele? Pochissimo. Pochissimo. Ma lei ha eiaculato? Sì. Dentro il corpo di Sara? Benissimo. Quando lei poi ha preso, è finita questa cosa qui, si è lavato, che cosa ha fatto? Non c'era niente di lavare. Non c'era niente. Ma lei si è spogliato completamente oppure soltanto si è abbassato i pantaloni? No, solo i pantaloni. Soltanto i pantaloni. Quindi poi si è rialzato i pantaloni, gli slip i pantaloni, ha preso Sara nuda? Sì, no, l'ho vestita di nuovo. Ah, ecco, ci dica. E poi l'ho spogliata lì al pozzo. Quindi dopo la violenza lei ha rivestito sì, nuovamente Sara esattamente come stava sì. prima? Le mette pure le scarpe? Sì, tutto. Pure le scarpe? Sì. Che scarpe erano? No, infradito c'aveva. Ah, un infradito. E che cosa ha fatto? L'ha messa di nuovo in macchina? L'ho messa di nuovo in macchina. Abbiamo parcheggiato giusto sì. dove stava quella macchina che ha fatto i fari, lei, vicino alle canne. Perché ha deciso poi di spogliarla di nuovo e buttarla nel pozzo e non l'ha buttata con tutti i vestiti? Bruciare robe, vestiti, cose. E perché? Cioè che cambia se c'hai vestiti o non c'hai vestiti? Quel momento è venuto così. Questa cosa? Poi dopo mi sono pentito perché le ho bruciate. Quando la butta nel pozzo, ricopre il pozzo, che cosa fa? Sì, l'ho ricoperto. Di che cosa? Ho messo la pietra che stava originale sopra, come grossa, stava, come quella d'acqua, grossa, come stava. D'acqua. Poi quelle piccole in giro. Sì. E poi ho preso le cose della terra, tanto erano ancora asciutte, e le ho messe sopra. Poi quando ha piovuto si sono sfarmate. Per indicare il posto dove ho messo è stata occultata, prima, che cosa ha fatto? Prima ho messo un po' di paglia sopra. Penso che l'avete vista. Sì. Poi ho messo un ceppo. Il ceppo della vigna. Della vigna. E poi ho messo una pietra che stava alle spalle. Lei ha segnalato il posto prima con un ceppo di vigna. E poi ho messo e la... poi di fronte con un tufo. Sì. Per ricordarsi. Perché? Perché mi ho sentito, come devo dire, in colpa. Mi volevo, non so nemmeno io cosa volevo fare. Infatti il cellulare l'ho tenuto 3 giorni in macchina. Coperto. Poi veniamo al cellulare. Quindi lei ha segnato perché sì. già sapeva che doveva ritornare lì? Sì, tre volte ho tornato. Quindi ci è tornato poi tre volte? Tre pomeriggio sono ritornato lì. E quando è tornato lì che cosa ha fatto? Ho detto qualche Ave Maria, qualche cosa. Misseri conserva e conserverà a lungo il cellulare di Sara, ma getta immediatamente la batteria il giorno stesso dell'omicidio, il 26 di agosto, lo stesso giorno in cui brucerà lo zaino e i vestiti di Sara e farà sparire l'arma del delitto, la corda, ma soprattutto in questo stralcio di interrogatorio, Misseri racconta tutti i tentativi di far ritrovare il cellulare, fino a quello rocambolesco che ha insospettito gli inquirenti e il bluff del cacciavite. Sentite. Mentre invece si conserva il cellulare. Il cellulare è conservato. Dopo che ha buttato a mutonato questa batteria, va bene? Sì. Dove è andato? E sono tornato dalle fagioli da mio cognato. Quando lei è arrivato, suo cognato le ha detto, ma come mai sei arrivato così no, tardi? Non ha detto niente. Non ha detto niente. No. Ma c'era un accordo che doveva andare, non doveva andare? Quel giorno non si sapeva se andava, perché sapeva che doveva andare col trattore. Che poi il trattore che non è partito è successa tutta questa storia. Se parte sì. il trattore, Sara era ancora in vita. Dopo che avete raccolto questi fagiolini, lei se ne va? Sì. Dove va? In casa. Me ne vado a casa. Chi c'era a casa quando è arrivato in questo momento? Non c'era nessuno. Non ci stava nessuno? Sono seduto in giro. Alla ricerca di Sara. Quindi lei entra nel garage e che cosa fa? Ho preso questa corda qua che avevo ammazzata Sara e l'ho buttata nella spazzatura. Nella spazzatura di casa? No, nel contenitore dei immondizi. Nel contenitore dell'immondizia. Ma quando lei ha strangolato Sara è uscito un pochettino di sangue, qualche scoriazione? No, niente. Non è uscito proprio niente. Quindi quando entra in casa che fa? Mi sono fatta la doccia. Sì. Poi dopo un po' è venuta Sabrina, Cosima. Abbiamo discusso un po' che la bambina non si trovava. Quindi quando viene Sabrina a casa, viene insieme alla mamma o viene da sola? No, viene con l'amica sua. Con Mariangela? Sì. Quando arriva Cosima?
No, Cosima era andata a Mandurria all'ospedale, dicevano se l'avevano presa sotto e l'hanno portata all'ospedale, sì, insieme alla mamma di Sara. Sì, sì. Quindi che cosa fa quando stanno Sabrina e Mariangela a casa? Parlano con lei della scomparsa di Sara? Sì, hanno parlato così, però io mi sentivo sempre in colpa perché... Allora che ho fatto? Ho preso il cellulare e l'ho portato a... Nel ciglio della strada, che si vedeva da tutte le parti, ma nessuno l'ha visto. Tre giorni, non l'hanno visto. Dopo questi tre giorni, che lei vede che il cellulare rimane sempre là. L'ho preso di nuovo, sì, e l'ho portato su quella strada che andiamo noi a Mosca, vicino al paese. Nemmeno lì viene notato. Poi l'ho preso di lì e l'ho portato alla caserma dei carabinieri. Quanti giorni l'ha lasciato là? Là è stato pure tre giorni. E poi la caserma dei carabinieri è rimasto di più. Nessuno l'ha visto. Poi che cosa ha fatto? L'ha preso? E l'ho portato lì dove ho bruciato... Dove ha bruciato le stoppie degli, sì, ulivi e dove ce l'ha fatto ritrovare. Sì. E Valentino ho chiamato. Valentina, chiama Valentina. Per fare una falsa, per dire se Sara c'aveva queste cose qua al cellulare, se io lo sapevo. E ha detto di sì. Ha detto vabbè, allora sto venendo a casa. Allora poi abbiamo chiamato il brigadiere di casa. Il brigadiere è venuto e siamo andati a fare il sopralluogo. Questo discorso del cacciavite ha un fondamento o era una scusa? Che cosa era una scusa. Era una scusa. Ma cosa ha fatto Sabrina quel pomeriggio? Aspettava la cugina in casa per andare al mare. Secondo suo padre, che lo dice nella sua seconda confessione, invece fornì un ausilio decisivo all'interno del delitto. Lei ha sempre negato in tutte le sue dichiarazioni, in tutte le sue apparizioni anche televisive, ma c'è un punto che non convince gli inquirenti, o meglio ci sono 40 minuti, quelli tra le 15.05 e le 15.45 di quel pomeriggio del 26 agosto. Non si sarebbe infatti trovata, come lei dice, e come con Mariangela, perché in quel lasso di tempo il suo cellulare aggancia la cella di Nardò, mentre contemporaneamente Mariangela e il suo cellulare viene rilevato dalla cella di Avetrana. Una distanza che tecnicamente non si spiega, non sarebbe conciliabile secondo gli esperti con la presenza contemporanea di due persone nello stesso luogo. Insomma, il sospetto che hanno gli inquirenti in questa fase è che Sabrina fosse dalle parti di Contrada Mosca, ovvero dove c'era stato l'occultamento del cadavere di Sara da parte, a quanto se ne sa finora, del padre di Michele Misseri. Una circostanza che è difficile in questo momento sancire in assoluto, perché la zona è sì compatibile, ma il ripetitore di Nardò si aggancia solo e soltanto nel caso di sovraccarico del ricevitore di Avetrana. Più puntuali riscontri e riferimenti naturalmente saranno fatti anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nel corso dell'iter giudiziario. Ma la domanda che si pongono, l'altra domanda che si pongono gli inquirenti è: in questo caso, se Sabrina era in Contrada Mosca, chi l'avrebbe accompagnata nell'area in cui il cellulare aggancia la cella di Nardò? Tenete conto che abitualmente Sabrina non guida, però lei smentisce decisamente ogni coinvolgimento e ogni complicità nell'omicidio. Addirittura nel secondo interrogatorio, non quello del 30 settembre, ma quello successivo, di due settimane successivo, ai magistrati che la invitano a liberarsi la coscienza, un po' come ha già fatto suo padre, che in quel momento si trova in una cella dove forse non dovrebbe essere, sottolineano i magistrati, Sabrina risponde netta, lei non ha niente di cui liberarsi e suo padre è esattamente dove deve essere. Senta, il giorno della scomparsa di Sara, sì, la mattina è venuta Sara a casa? Sì, 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 è venuta alle 8:30. Io ho finito di pulire, mi ha raccontato tutto quello che ha fatto a sta pancazzo, dicendomi, sì, che lui è stata uscita con la cuginetta e il fratello della cuginetta. Il giorno dopo avevano aperto sto sito, il profilo di Facebook, la cugina. E poi non so quali di questi giorni si sono divertiti da morire a leggere il diario segreto di mia zia. Sì. La mamma di Antonella, che poi la mia zia dice che per la rabbia l'ha strappato alla fine. E poi mi ha ricordato più volte, se ho visto dobbiamo andare al mare, mandami il messaggio, mi raccomando, ricordami. Sì, non ti preoccupare, se dobbiamo andare ti avviso, ho detto io tranquilla. Tra le 12 e 12 e mezza sono andata di nuovo a casa. Poi verso le... Mariangela mi ha mandato il messaggio, non so se erano le 14:10 più o meno, dove lei mi ha scritto il tempo di tornare dal lavoro, ha detto metto il costume e andiamo al mare. Io subito ho mandato il messaggio a Sara dicendo mettiti il costume immediatamente, vieni che dobbiamo andare al mare. E dopo un po' mi ha fatto lo squillo. Cioè erano più o meno, non lo so, saranno 25:30 quando ha fatto lo squillo. Sì.
Dopo il 35, vabbè, io ho mandato un messaggio a Mariangela, ho scritto pronta, sono pronta, ma non mi ricordo che cosa. Lei è arrivata dopo il 35, di preciso ma non mi ricordo, però dopo il 35... Mariangela. Sì, Mariangela arriva con sua sorella, sì. Io stavo seduta sotto la veranda. E come l'ho visto? Ho detto, ma ho incontrato Sara per strada? E tu no, non ho visto niente, perché lei più di qualche volta l'avevo incontrata, gli dava il passaggio fino a casa mia. Sì, lei dove stava? Sotto la veranda? Io sì, stavo sotto la veranda. Cioè, sono nel... Io ho un giardino, sì. E c'ho la verandina, c'ho il giardino con le scale e poi c'ho la verandina prima di entrare dentro casa. Quindi lei non stava fuori dalla strada? No, mio padre stava fuori, non io. Dove stava suo padre? C'ho la cantina, mio padre faceva entra ed esci perché stava preparando il trattore, che posto trattore, benedetto, sì. Non è partito più e stava preparando la macchina. Ho capito, quindi quando arriva Mariangela lei sta sulla veranda. Io stavo seduta sulla sedia sulla, sotto la veranda. Sotto la veranda, sì. E poi? E poi io, e mio padre stava fuori. Ho capito. Che io me ne sono accorta dopo che stava fuori, perché quando sono scesa per le scale, uscita dal cancello, ho visto che c'era mio padre. Sì. E io ho detto a lui, hai visto Sara per caso? E lui ha detto no, non ho visto proprio niente, ho detto io. Senti, e come mai Mariangela dice che invece lei stava sul ciglio della strada? Non è vero, può testimoniare anche mio padre, può testimoniare. Io stavo sotto la veranda ad aspettare, poi sono scesa giù dopo, sì, perché lei ha detto muoviti che l'andiamo a prendere. Ho capito. E io ho detto aspetta, la prendo, l'asciugamano, la borsa e prima la chiamo, così se sta a casa la faccio fermare e l'andiamo a prendere. Quindi l'asciugamano e la borsa non ce l'aveva nemmeno con sé quando è arrivata Mariangela? No. E come mai Mariangela dice che invece non ce l'aveva con sé? Io ho parlato oggi con lei con Mariangela, ho detto guarda che ti stai proprio sbagliando, l'hai fatto l'ore, sabrinore. E tu guarda che c'è mio padre testimone, che mio padre può dire che io non stavo al ciglio della strada. Si ricorderà male lei. Quando è arrivata Mariangela, lei sta sul terrazzino. Sì, sotto la verandina stava. E niente, lo stavo aspettando. Come è arrivato, ho detto, l'ho incontrata Sara per strada? E lei mi ha detto, oh, no, Sabino, non ho visto proprio niente. E lei ha detto, sali, dai, veloce, veloce che l'andiamo a prendere. Ho detto, un attimo. Ho aperto la porta, ho detto, ma me ne sto andando. Ho preso l'asciugamano e la borsa che ce l'avevo sulla sedia. Sono scesa dalle scale, ti aspetta che prima la chiamo così non la faccio muovere. Sì. E allora ho detto, Maria, ho squillato il telefonino. Mentre stava squillando sono salita in macchina. E ho detto a mio padre, se arriva Sara, fermala. Che stava fuori. Ho detto, vabbè. Siamo andati in macchina, sono andati a casa di mia zia, è uscito mio zio. E mio zio ha detto, no, guarda che è uscita già, ha detto, doveva stare già a casa tua con l'asciugamano. Sì. E ho detto, vabbè, ora ritorno, vediamo. In caso lui abbia fatto la parallela, in caso lei... correndo quella strada noi non l'abbiamo vista con la macchina. Sono tornata di nuovo a casa e ho detto, papà, ma la Sara? Tu guarda che non è venuto proprio nessuno qua, detto, non è arrivata proprio la Sara. E da quel momento, siccome poi provando ci aveva sempre spento, sì. Subito sono andata da mia zia ad avvisare, ho detto, guarda che Sara non c'è. Subito ci sono messi a cercare. Subito io e Mariangela con una macchina, c'era anche la sorellina, mia zia con mio zio. E poi ho avvisato anche Alessio. Non so, Alessio, se erano le 3:30, non lo so che ora erano, quando è venuto subito a cercare. Avevo avvisato anche Ivano, però Ivano stava dormendo. Perché io ho detto, tanto sicuramente dorme per quell'ora, non mi risponderà. Dopo le 14 e 42, 45, insomma, dopo che viene Mariangela, lei chiama Sara. Sì, sì. Prima c'è uno squillo, non risponde, poi la chiama di nuovo e risulta spenta. Sì, esattamente. Ah, benissimo. Dopo questo orario, nel pomeriggio alle 4, alle 5, ha riprovato di nuovo a chiamare sul cellulare di Sara? Sì, più volte abbiamo provato a chiamare, non so quante più volte. Poi dopo un po' ci siamo messi a cercare, cioè ci siamo divisi. Mariangela con Alessio, io con mia mamma. Però prima di dividerci... tornando a casa di mia mamma c'era la scuola aperta, sì. In quel momento subito io e Mariangela siamo andati lì dentro per chiedere se in casa avevano visto Sara. Poi tornando io mi sono incontrata con mia mamma per andare a cercare Alessio con Mariangela. Poi mia zia con mio zio sono andati sempre in giro. Ma i suoi genitori stavano tutti e due a casa? Allora, mio padre in poche parole quel pomeriggio si stava preparando il trattore per andarsene, poi il trattore non funzionava più con la macchina dietro casa mia, dietro proprio la mia abitazione c'è una cava, no? Dove c'è del terreno che hanno piantato i fagiolini. Mio padre è andato giù alla cava, mio padre stava a casa, si stava riposando. Infatti non so se erano le 3 passate, 3:30, mio padre mi chiama
e dice, beh, dice, guarda, ma ancora dobbiamo andare al mare perché la Sara non la stiamo trovando. Poi da lì si è sentita con mia zia. Scusi, suo padre dove stava? Stava riposando o non stava riposando? No, mio padre no, mia mamma stava riposando. La mamma stava riposando? Sì, mio padre no. Beh. E mio padre, in poche parole, l'abbiamo fatto la prima volta da mia zia, poi sono ritornata, sono andata di nuovo da mia zia a dare l'allarme. In quel momento, per non andare di nuovo, ho chiamato di nuovo mio padre. E mio padre ha detto, guarda, io non ci sto più a casa, sono andato via. Allora, in quel momento abbiamo percorso nuovo la terza volta la strada per vedere non c'era niente. Sì. E poi, niente, poi con mia mamma, dopo ho chiamato mia mamma, o mia mamma gli ha chiamato a me, ma non mi ricordo di preciso. Ci siamo sentiti per dire che Sara non si stava trovando. Sì. Poi mio padre mi ha richiamato pure più tardi per dirmi se sa qualcosa. Lei si mette alla ricerca, in un primo momento si mette alla ricerca di Sara con la sua amica Mariangela. Sì, va bene? Sì. Fino a che ora? Quando stava saranno le 4, cioè lei con me è stata fino alla sera, però verso le 4 meno un quarto, non lo so, è arrivata mia mamma. Quindi lei dice le 15:45. Sì, più o meno quell'orario. Lei ha lasciato la macchina sua perché è arrivata Alessio. In modo che lei andava con Alessio, io andavo con mia mamma. Benissimo. Ma negli interrogatori Sabrina non dà solo risposte, fa anche domande, come quella che state per sentire. Che fine ha fatto? È stata ritrovata la memory card del cellulare di Sara? Un interesse che oggi può assumere tutt'altro valore. Brava, posso chiedere una cosa? Dimmi. Il fatto del telefonino che è stato trovato, no? Siccome Sara so che aveva la memory card, se c'era la memory card del telefonino volevo sapere. La memory card? Eh sì. Cioè? Perché lei ha comprato il telefonino nuovo, l'ha comprato proprio per la memory card, che non so da quanti gigabyte era. Siccome so che la batteria e la SIM non c'era, se c'era almeno la memory card dentro. Questo problema della SIM sicuramente è saltato. Perché a me la memory card è di lato, eh. Ecco perché ho chiesto. In caso va di lato, visto che è stato bruciato di lato, magari è rimasta all'interno. Può darsi. È stato comunque repertato giusto. E vabbè, per quale motivo? No, perché là ci devo, penso ci deve essere più di qualche cosa del telefono suo, per ricavare qualcosa, intendo. E sempre sul cellulare, anche Ivano Russo, il ragazzo che sicuramente piaceva a Sabrina e verso il quale probabilmente anche Sara provava delle pulsioni, è stato interrogato quel 30 di settembre. Una versione dei fatti che collima perfettamente con quella di Sabrina. Tanto che dopo quel ritrovamento, quel simulato ritrovamento del cellulare, Ivano dice di credere a Michele e parla ancora di casualità. Ho sentito pure il fatto del padre di Sabrina che diceva proprio io lo devo trovare il cellulare. Dispiaciuto, comunque si vedeva che era molto scosso da questa cosa. A noi sembra strano che il cellulare sia stato trovato io in un terreno dove è andato a lavorare lo zio. Io conosco benissimo Michele Misseri. Sì. Michele Misseri è una persona che lavora, che è di famiglia e che comunque è una bravissima persona. Sì. La Sabrina mi ha mandato un messaggio e mi ha detto ci sono delle novità. Sono un po' abbattuta, mi ha detto una cosa del genere. Dopo ho visto tramite televisione, che già in televisione dicono tutto, una cosa impressionante, che avevano ritrovato il cellulare. Quindi sono andato a casa dei genitori e ho visto il padre che era molto 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 scosso. Scappavano le lacrime, comunque aveva gli occhi molto molto rossi. Gli dispiaceva del fatto, e probabilmente anche lui ha paura, che poi si rimanga implicato del fatto che ha trovato proprio lui il cellulare, il cellulare di Sara. Cioè, non sembra assurdo? Sembra assurdo, però io sono fiducioso. Di terreno, giusto. La casualità è tanta. Sembra incredibile. Sembra incredibile anche a me, però sono sicuro che non. Cioè, è solamente una casualità. Cosa aveva fatto invece quel pomeriggio Ivano? Lui dice di essere stato a casa e di aver dormito nelle ore cruciali tra le 14 e le 17. Una versione che viene messa in crisi a un certo punto dalle parole di una persona certamente non sospettabile di voler inguaiare Ivano, ovvero la stessa madre. A che ora lei è salito sopra? Non mi ricordo di preciso a che ora. Se penso l'1 e mezza mi sono salito sopra. Appena finito di mangiare. E dopo quando sono arrivati mio fratello mi sono andato sopra. Quindi lei non viene visto più da sua madre fino alle 5? La madre no, però mio fratello e mia cognata mi hanno visto. E chi gliel'ha detto che l'hanno visto? Se lei stava dormendo, come fa a sapere? Mi hanno detto loro. Che cosa hanno detto? Dopo che mi hanno interrogato quel giorno là, mi hanno detto quel giorno stavamo io e tuo fratello. Mi ha detto. E controllavano che lei stava nella camera da letto? Sì, mi avevano di fronte. Esattamente. Sì. Guarda caso mi avevano di fronte. Ma il suo cellulare in tutto questo dove stava?
Era nella macchina, sul cruscotto. Quindi lei ha preso poi il cellulare? Sì, alle 5:20, 17:20, 17:25. E come mai sua madre dice invece che il cellulare stava in cucina e sono arrivati dei messaggi che mia mamma riconosciuto? Non solo, ma dice pure qual è stata la sua espressione quando ha visto questi messaggi in cucina. Mia mamma non so, magari si è confusa con qualche altro giorno, ha mischiato un po' la situazione. Lei ha udito, un messaggio mi è arrivato alle 16:30, quando dal tabulato, se potete vedere, non è mai arrivato questo messaggio. E la signora dice... Il messaggio che suscitò il mio figlio dall'esclamazione, ricordo che arrivò all'incirca alle 16:15. Se il messaggio è arrivato alle 16:15 e ha una suoneria particolare, insieme a quello, quel giorno mi sono arrivate 5 chiamate. Certo. Se ha sentito il messaggio, come ha fatto a non sentire le 5-6 chiamate che vi erano appresso? Mi ero alzato alle 17:20, ho letto il messaggio. Se avevo visto la Sara che era sparita di casa, ho detto ma che ne so io della cugina. Quando io non sono uscito da casa. Il primo messaggio di Sabrina è alle 15:19. Il problema è che quando riceve il primo messaggio, sì, il suo cellulare, sua madre lo sente. Ma se mia madre si ricorda alle 16:30, se si ricorda questa cosa qua, poi come ha fatto a non sentire le sue chiamate? Ma perché secondo me ha fatto confusione. Secondo lei ha fatto confusione? Sicuramente ha fatto confusione. Si sarà confuso un qualche altro giorno, perché il cellulare era in macchina. Non è possibile, perché il giorno è quello, non solo perché risulta dal tabulato che è quello. Sì, allora facciamo così, facciamo così. Allora a questo punto stiamo credendo a quello che ha detto mia madre, non stiamo credendo a quello che ho detto io. In quel cruciale 30 di settembre però viene ascoltata, riascoltata anche la madre di Ivano, che cambia versione, alleggerisce la posizione del figlio e tra molti non so e non ricordo, di fatto dice non so dove si trovava il cellulare di Ivano quando Sabrina lo chiamava. Sentite. Il cellulare di Ivano dove sta? Non lo so. Come non lo so? Non lo so. Io il cellulare io non l'ho visto, non lo so dove era il cellulare. È sicura signora di quello che sta dicendo? Sì. Consideri non so. Signora, noi stiamo parlando della scomparsa di una ragazzina di 15 anni. Ma senta, io sono una noi mamma. Non stiamo, chiedo scusa, noi non è che stiamo... Guardi, se io sapessi dov'è sta ragazzina, figurati, perché io sono una mamma. Lei dice questo. Verso le 16:30 successive udivo chiaramente il messaggio vocale del suo cellulare, che era posizionato sul tavolo della cucina. Sì. Quindi in questa ricostruzione lei precisa, dice il cellulare stava sì, sulla ma, cucina. Io posso aver confuso. Come fa adesso a dire qualcosa che è completamente l'opposto? Posso aver confuso queste... Perché... Ma voi si sta ricordando che invece... Ma no, sentite, perché mi state mettendo sta confusione? Anche allora, quando mi avete interrogato, mi hanno messo una confusione addosso, con l'ora, con sta cosa, con... Che una non gli sembra di ricordare, non gli sembra di ricordare, una ci sta male poi. Se lei dice le cose che non corrispondono, ma come non corrispondono? Uno come fare? Se io a lei le chiedo di 6 giorni prima che cosa ha fatto, lei sa rispondermi? Certo che so. E dimmelo certo allora, che hai fatto di 6 giorni prima, alla tale ora che hai fatto? Sono stato sempre a studiare questo caso, che riguarda una ragazza di 15 anni che è scomparsa. E questa è la seconda volta che glielo dico. Mariangela Spagnoletti e Sabrina Miseri si conoscono nel gennaio del 2009. Il loro è un rapporto tra estetista Sabrina e cliente Mariangela, fino al giugno del 2010, quando inizia il loro rapporto di amicizia. Un rapporto che consentirà a Mariangela, grazie a Sabrina, di conoscere anche Alessio, Ivano e Sara. E proprio con Sara e Sabrina Mariangela esce quel mercoledì che precede la scomparsa di Sara. Ai magistrati però nell'interrogatorio del 30 settembre Mariangela non riesce a ricostruire quel punto focale che sono le parole che Sabrina avrebbe detto a Sara. Niente, arrivai a casa e mi arrivò a me una chiamata dove era un giornalista che mi chiese di parlare con lui. Io dissi chi ti ha dato il mio numero e mi ha detto Sabrina, dove aveva dato nome, cognome e numero di cellulare. Sabrina poi mi mandò il messaggio dicendomi non mi chiedere più novità, per me è proprio per sparire. Niente, che un giorno sulla spiaggia, siccome Ivano aveva confidenza con me, secondo lei io volevo Ivano, secondo lei. E quindi se non ci fosse lei, io già a quest'ora con Ivano, chissà cosa avevo fatto. Lei non ha sentito una frase di Sabrina che diceva Sara si vende per due coccole?
No. Ma non mi ricordo il punto del litigio io. L'oggetto. Il ricordo diventa più nitido nell'interrogatorio del 9 ottobre, quando Michele Misseri è già stato arrestato. Poi Mariangela ricostruisce scrupolosamente quel pomeriggio del 26 agosto in cui sarebbero dovuti andare a mare. Racconta di come da casa Misseri hanno raggiunto per due volte casa Scazzi, trovando per due volte Concetta. Sono tornati altre due volte, poi a casa di Sabrina e infine lì, con Cosima Serrano, si recano a casa di Mariangela, dove Mariangela lascia la sorellina, la sua auto e raggiungono Alessio Pisello. Sabrina incomincia a parlare con questa ragazza qua. Cos'è? Cioè, incomincia a parlare con questa ragazza. E incomincia a dire sempre con le solite cose che vanno finite, vanno così, vanno. Il comportamento di Ivano verso di lei. Sì. E poi usa certe parole brusche vicino a Sara. Quali? Che lei si vende e che si, lo dice anche sua madre che si vendeva. Cioè veniva più coccolata Sara, a parte di Ivano, sempre però come protezione. Sì. E a lei gli dava fastidio, cioè si vedeva, capito, se questa cosa qua gli dava fastidio, perché diceva coccola di più lei, non me. Da più attenzione a lei e non me. Tempo di mettere il costume e vengo. Sì, benissimo. Quindi? E lei mi risponde, avviso Sara? E io rispondo ok. E lei stava lì fuori. Fuori dove? Fuori la strada. L'agitazione comunque le è avvenuta, ce l'aveva, perché non vedeva vedere arrivare Sara. Cioè già appena mi ha detto hai visto Sara? Cioè subito ho visto sto, cioè capito? No. Tremolio della voce. No, preoccupata, era preoccupata, perché poi quando ha chiamato diceva non rispondo. L'hanno presa. Pareva sempre stava anche in macchina, l'hanno presa. Quando arriviamo noi, Alessio stava già camminando, infatti ho detto meno che Alessio se ne sta andando, e io in quel caso sono scesa e salita in macchina di Alessio. La rincontro a Torre Colimena dopo la rotonda. A che ora? Più o meno. Allora, l'orario non me lo ricordo. E mi ricordo però che disse che Concetta stava in caserma. E loro due invece stavano girando, infatti li ho incontrati dopo l'incro, dopo la rotonda, qua la rotonda, loro stavano qua parcheggiati. Un'amicizia che finisce in breve tempo. È emblematico il passaggio dell'interrogatorio in cui Mariangela descrive, con un commento lapidario, non mi è piaciuta proprio, la telefonata ricevuta proprio da Sabrina il giorno precedente, l'8 ottobre. La chiamata che mi ha fatto ieri non mi ha convinto, ma per niente proprio. Perché chiedere a me? Capito? Che cosa parliamo di questa chiamata, Mariangela? Parliamo. Se mi ha chiesto se è vero che io ho dichiarato, come le hanno detto delle persone, che io le abbiamo sentito gridare Sara. E io ho detto no, che non ho dichiarato niente, perché non è niente vero. Infatti. E poi ho detto, tu sei sicura di quello che hai detto? Io sono sicura di quello che ho dichiarato. Alessio è sicuro, Ivano è sicuro. Quindi ho detto, andare retto a quello che ti dicono. Stai tranquilla. E basta. Dal lungo interrogatorio Mariangela ne esce molto provata. Nelle ultime battute la ragazza è in lacrime e confida agli inquirenti i suoi timori su Sabrina. La voce l'ha sentita lei e qualcosa ha visto pure, secondo me. Poi io non lo so, se è vero, non lo so. Lei dichiara, sempre in TV, perché io con lei non mi parlo, che il messaggio l'ha mandato alle 2:10. Quale messaggio? Detto che le ha mandato per avvisare Sara alle 2:10. Un messaggio che manda Sara per andare al mare. Però se io la conferma della 2 alle 2:20 circa. Quando smetti di lavorare. Perché avvisare prima? E poi dirmi a me, avviso Sara? Lei però continuava a dirmi che le stava di sotto. In verano. È come una cosa per dirmi, e tu devi dire sta cosa. Cioè... E secondo te perché è importante questa cosa per Sabrina? Non lo so. Ciò che ancora lascia estremamente perplessi di questo atroce delitto è il movente. Una delle ipotesi, la prima ad essere accreditata in ordine cronologico, è il movente sessuale. Questa improvvisa attrazione dello zio per la nipotina. Una attrazione, un movente che non ha convinto gli inquirenti, e sentendo questo stralcio di interrogatorio che sconsigliamo a un pubblico non adulto,
bisogna dire che gli inquirenti hanno ragione ad essere scettici sul movente sessuale. Senta, signor Messere, lei l'ha aggredita subito oppure prima ha cercato di violentarla? No, l'ho aggredita subito. Così è venuto un raptus? Così. Perché l'ha aggredita? E quello non lo so, forse, insomma, il problema era il trattore che non partiva. Non lo so perché, comunque io penso pure quasi che stava vestita così di quel modo, io non l'avevo vista mai vestita così. E come stava perché vestita? Perché andava a mare. Dica. Perché c'aveva mutantini da bagno, il pantaloncino proprio per dire che stava sopra, e sopra lo stesso. Senta, lei sa se Sara aveva le mestruazioni? Ma questo non lo so. Cioè se era già diventata donna, diciamo. Penso di sì. Ma lo pensa perché, signor Michele? Perché i tetti già si erano grossati abbastanza, dico, penso, può essere pure che era signorina. Senta, ma in altre occasioni... Lei ha mai visto Sara, che stava diventando una signorina, come una bella ragazza? No, non ci aveva fatto mai... Qualche desiderio? Mai? Non ci aveva fatto mai caso. Mai caso di questa situazione? Cioè in quel momento soltanto le è venuto sto raptus? Sì. Ho detto, fino adesso ero sempre pulito, adesso non più. Sara non aveva mai conosciuto ragazzi, non intimamente perlomeno, né sicura e certissima Sabrina, con cui Sara usciva sempre. Perché appena 2 ore e mezzo dopo la scomparsa di Chiara in un messaggio lei parla se l'hanno violentata? La paura mia era quella, in caso del primo pensiero che ho fatto ho detto io, appena l'ho trovata Sara ho detto speravo che non l'hanno violentata. Lei è violentata perché io ho immaginato Sara, siccome non ha avuto mai rapporti, non ha avuto mai esperienze, niente, ho già un trauma del genere, più violentarla sarebbe stata atroce, ma il pensiero mi ha fatto pure io e mia zia insieme. Ma lei è sicura? Dell'essere stata violentata? No, che Sara non ha avuto rapporti. No, sì, io sono convinta di questa cosa. Sono convinta perché la Sara se si doveva vedere con qualcuno, la zia sapeva che stava con me, se non stava con me non usciva. C'è un solo errore che Sabrina ammette in tutta questa storia ed è quello dei diari segreti di Sara. Di che si tratta? Lo stesso giorno della scomparsa, sul consiglio dei carabinieri, Sabrina e mamma Concetta leggono i diari di Sara. Quando però si capisce che le parole scritte da Sara, viene fuori un interesse per Ivano, ma viene fuori anche il litigio che c'era stato la sera precedente al 26 agosto, Sabrina convince mamma Concetta a trattenere i diari, a non darli ai carabinieri. Il timore che manifesta Sabrina è che possano inguaiare Ivano, che è un innocente, non c'entra niente. Ivano lo sa, acconsente, e proprio da quel momento l'amicizia fra i due, che era andata in crisi, si rinsalda. E adesso ascoltiamo entrambi i due distinti interrogatori, di Sabrina e di Ivano. 20.11.01. Sabrina manda a Ivano un sms. Mi ferisci ancora di più. Sì. A come sto agitata. Sì. Non sto in vena di gusti. I miei zii sono rimasti. Meno male che non l'abbiamo portato in caserma, sì. Altrimenti diventavi il primo sospettato. Sì, l'ho detto. Che già mia zia mi ha chiesto perché ha detto questo. Io, come ho detto ai carabinieri, che ho sbagliato sulla cosa di aver nascosto il fatto del diario segreto. Su quella cosa, cosa dice che ho sbagliato dove Sara, io sono rimasta malibita perché non me ne ero mai accorta di questa cosa, dove lei diceva che era in uno stato di confusione, che non sapeva se gli voleva bene come un fratello o qualcosa di più. Questo diario, lei come faceva a saperlo? Perché il giorno della scomparsa i carabinieri si controllano i diari e vedete se c'è qualcosa. Sì, c'era scritto. Sì, sì, sto fatto qua. Uno era della confusione e l'altro c'era scritto mi dispiace che oggi non lo vedo. Però, siccome io so che alla fine Ivano non aveva capito niente, perché dai messaggi che mi ha mandato mi diceva comunque ma che dici, ma sta scherzando? Io stessa l'ho capito quella sera, ma non è che l'avevo capito prima che lei gli piacesse o gli poteva piacere Ivano, quello è il problema. Sabrina, le ha mai parlato del contenuto dei diari di Sara? Sabrina, praticamente, il contenuto non lo sapeva neanche lei prima della scomparsa. Poi dopo la scomparsa è successo, ahimè, ho sbagliato anche io, che praticamente hanno trovato un diario insieme alla madre, in cui c'era scritto alcune cose che mi riguardavano, tipo che non sapeva più la Sara come vedermi, cioè poteva anche essere, mi vedeva come una persona che voleva bene, però non sapeva come collocarmi. Sì.
dato che c'era scritta questa cosa qua, la Sabrina me l'ha comunicato tramite messaggio, a che io ho risposto erroneamente, abbiamo fatto, cioè ha fatto lei l'errore, poi confesso che comunque sono andato io appresso, che non hanno portato questo diario, quando sarebbe stato meglio che l'avessero portato, quasi tutto quello non, cioè, non sarebbe successo tutto il casino. Michele Misseri, in questo stralcio di interrogatorio che stiamo per ascoltare, forse inciampa nel tentativo di tutelare in tutto e per tutto la figlia Sabrina, di renderla agli occhi degli inquirenti come completamente estranea ai fatti, e lui rivela di aver interessato Sabrina per aiutarlo a cercare nel garage la scheda SIM del cellulare di Sara, un fatto che insospettisce e non poco gli investigatori. Sentite. La scheda non l'ho mai trovata. Quando è caduto il cellulare? Abbiamo a terra... girato tutto, non c'è niente là. Oh, mia figlia, abbiamo scopato tutta la cantina. Con Sabrina? Sì. Ma perché avete fatto scopare pure Sabrina per trovare la scheda? Ma Sabrina non sapeva niente. Non sapeva niente della scheda. Io ho detto che aveva perso... non mi ricordo che cosa ho detto che ho perso. Okay. Ho detto, non so, mi ha visto nervoso. Ha detto a me, cosa è successo? Ho detto io, ho perso qua, non mi ricordo che cosa l'ho detto. E abbiamo fatto tutte e due. Ho capito. È sicuro che lei non ha detto a Sabrina, è successa questa disgrazia, aiutami no, a trovare mai, la scheda? Sabrina non sa niente. Non sa niente Sabrina niente, di niente, qua. Niente, niente, niente. E chi sa qualcosa? Ma c'è qualcuno che sa qualche cosa? No, no, nessuno lo sa, nessuno, tutto da solo. Sabrina non sa niente di queste cose. Ma che lo saprà, è un farto di dire. Se nello scopare avesse trovato la scheda, come poteva essere? Perché lei riteneva che fosse stata persa nel garage. Lei che cosa avrebbe detto? Lei ammucciava, io lo facevo. Ah, quindi lei sperava sì, che lei trovassi l'avrebbe ammucchiata e poi sì. Avrebbe presa lei, ho capito. Ad un certo punto, verso la fine dell'interrogatorio, i magistrati tentano l'affondo. Sabrina è sotto torchio da 2 ore, ha respinto ogni accusa e i PM vogliono capire se dietro le risposte della ragazza ci sia una perfetta innocente o una geniale simulatrice. E cercano di farla crollare, come di fatto succederà di lì a una settimana a suo padre. Cercano di farle ammettere qualche responsabilità, ma Sabrina non è suo padre. Perché rischia ovviamente che la persona informata sui fatti invece acquisti la qualifica di indagata. Potete pure indagare, però io sono la coscienza pulita, non ho niente da e comunque, dopo una settimana, non si può, come mia mamma, l'hanno fatto fare l'altra volta al verbale, sì. Di un mesetto fa, quando è stata la scomparsa, sì. Mio padre non si poteva ricordare se mio padre dormiva o stava fuori. Infatti con i verbali l'abbiamo avvisato dicendo che mio padre stava fuori, non ha dormito, sì. E mio padre si ricordava che dormiva. Vabbè, poi ci arriviamo a questi verbali. È normale che alla fine, secondo me, succedano queste cose. Sì, dopo sì. Una settimana della scomparsa, secondo me uno non si può, per esempio mio padre non si può ricordare tutti i messaggi quando stavo nel letto con mia mamma, i messaggi che mi ha dato a Sara o quelli di Mariangela. No. Si rende conto che lei sta mentendo in una maniera perché pazzesca sto mentendo? Rispetto non a queste so, dichiarazioni? Perché sto mentendo? Rispetto a quello che pure dice Mariangela? Perché sto mentendo? Perché non ci dice esattamente qual è stato l'oggetto del litigio. Ma se mi che ricordassi qualcosa, però voglio dire che io perché me la so... Sara stava in quelle perché condizioni. Io me la so presa con Sara, perché io me la so presa con Sara per Ivano, io non credo proprio. Che poi del fatto della lacrima, io mi ricordo la lacrimuccia proprio quando Stefania ha detto del fratello, ma ha detto ma che ti manca Claudio? Ha detto del fratello e lei ha risposto. No, che stai dicendo? Mica stava così per quello, era perché in macchina avevamo litigato. Ah, questo ha detto pure. Lei ha detto questo. Però per quale motivo ho litigato? Ce lo dica. Non penso che questa le vuole male, non penso che Mariangela le vuole male, non penso no. Che Michele le no. Voglia male. No, ma io questo non penso che mi vogliono male, questo no. E allora perché dicono questo e lei... Tutto al contrario. Non è che tutto al contrario, però del fatto del litigio che ho fatto in macchina, cioè non mi viene in mente proprio che io abbia litigato. Io mi ricordo soltanto in macchina addirittura che Sara stava sempre con gli auricolari, che non io è... disse esatto, togliti gli auricolari. Lei stessa ha detto del litigio in macchina, lei stessa l'ha detto. Lei stessa l'ha detto. Insomma, ci volete aiutare a trovare sta ragazzina? Sì, che io voglio dare una mano, ma io non mi ricordo. E non mi pare. Alla fine dell'interrogatorio, dopo oltre 2 ore di interrogatorio serratissimo, è Sabrina che passa all'attacco. Mette in dubbio l'affidabilità delle ricerche e fa delle domande
come sono state condotte, se il cellulare lo ha ritrovato mio padre, come è stata cercata Sara, che fine ha fatto mia cugina. Quello che dice Sabrina lo dice tra le lacrime, lacrime a cui però gli inquirenti, e questo lo sappiamo oggi, hanno dimostrato di non credere. Sentiamo insieme quest'ultimo pezzo dell'interrogatorio di Sabrina Misseri. Dove è stato trovato il telefonino, no? Le ricerche erano state già fatte lì? Questo bisogna chiederlo agli uomini che hanno coordinato tutti gli accertamenti. Penso di sì. Perché là mio padre, tutti sono arrivati a questo punto, se veramente è stato spezzolato. Come sono state fatte le ricerche del telefonino? L'ha dovuto trovare proprio mio padre? Se noi diamo per scontato che il telefonino stava già là. Ma io penso di sì. E perché? Perché mio padre mi ha detto che più di un mese, forse un mesetto prima, il collega ha tagliato l'erba lì. Poi vabbè, il giorno martedì sono andati lì a pulire. Bisogna vedere se loro hanno guardato proprio nell'erbetto, magari avranno visto solo i casolari pozzi, dico io. Però se il telefonino si trovava lì da un mese circa, forse le condizioni di quel telefonino non sarebbero state... Vabbè, non c'era l'erbetta però, eh. Parlo per esperienza, perché mio padre... Però ha piovuto. Mio padre, tempo fa, il Nokia, avevamo dato gli alberi da noi, il Nokia, dopo 3 mesi, l'ha trovato sotto la pioggia, l'umido, l'abbiamo asciugato, abbiamo cambiato la batteria, il telefonino è funzionato di nuovo. Vediamo che cosa si dice il Rizzo. Adesso vediamo, tenga presente che comunque è parzialmente distrutto. Sì, lo so, ma chi vuole ha detto che tra delle cene dell'altro lato. Chi meglio di suo padre le avrà detto le condizioni in cui si trovava il cellulare. Parzialmente bruciato. Poi arriviamo a questo discorso del telefonino. Se sembra strano che il cellulare di Sara a distanza di un mese viene trovato da suo zio in un terreno, da mio padre. Da suo padre in un terreno dove è andato a lavorare per caso, perché ha avuto le mi fa rabbia per questa cosa. Mi fa rabbia perché io non volevo che lo trovasse lui, perché è bruttissimo. Poi ho detto io, gli è venuta la rabbia perché si hanno fatto veramente le ricerche, non l'hanno trovato, lo dovevi trovare, proprio ancora di più mi viene rabbia, perché dico, a sto punto come sono state fatte le ricerche? Se stava là. Io secondo me stava là. Allora, la rabbia mia di mia zia, di pure di mia mamma, sono state fatte veramente a tappeto quel terreno oltre fino ad arrivare a Lecce o Brindisi, perché la rabbia può venire se veramente si fa trovare qualcosa di negativo su Sara, con chi ce la dobbiamo prendere? Come qualcosa di negativo? Nel senso, visto che siamo obiettivi, se un carabiniere va a cercare i casolari, non è che la va a trovare viva. Beh, e io ho paura, casomai facendo a tappeto dopo Brindisi Lecce, no? Io spero alla fine, perché io sinceramente me la sento viva e me la sento fuori dall'Italia, sinceramente. Però se si dovesse trovare qualcosa, non perché alla fine ci volevano i rinforzi militari per poter battere a tappeto pure la zona di Lecce di Brindisi? È chiaro che quanto più tempo passa, peggio è. Cioè, non è... qua ci dobbiamo iniziare a preparare anche al peggio. Ma non è... cioè, ma perché rientra nell'ordine naturale delle cose, signorina? Signorina, con calma, può ricostruire ieri mattina cosa è accaduto con suo padre quando l'ha avvisata? Sì, con calma. Vuole che sospendiamo, signora? Sospendiamo un pochettino? Sospendiamo un attimo. Sospendiamo. Queste le verità da incastrare come un complesso puzzle a cura degli inquirenti che avete potuto ascoltare dalle vive voci dei protagonisti, per lo più in negativo, di tutta questa vicenda e dai testimoni chiave. Adesso andiamo in pubblicità, ma restate con noi perché c'è ancora un altro tassello che ha destato scalpore in tutta questa vicenda, ovvero il mercimonio delle interviste e delle esclusive. A fra poco. Collaborazione con Filanto, a spasso verso il futuro. Salento Doc, per la crescita economica e sociale del Grande Salento. Io sono le nostre terre, le nostre vigne, mi diceva il nonno facendomi annusare la sua mano piena di lavoro. E mi raccontava la sua passione forte, così forte che si è attaccata alle mie mani.
fino a diventare la mia. Perché se la terra la respiri e la annusi da bambino, non puoi pensare ad altro. Oggi la mia passione è questo vino. E se lo assaggiate, lo potete assaporare anche voi. Cantine Due Palme, sapore vero, scelto col cuore. È una vita che osservi gli altri scalare le vette. È una vita che li vedi lottare a denti stretti per raggiungere la cima. È una vita che ne ammiri ambizioni e volontà. È una vita che li guardi dall'alto. Questo mese entra anche tu nel mondo SUV con Fast Lease di Auto. Da 178 euro al mese. In collaborazione con Filanto, a spasso verso il futuro. Salento Doc, per la crescita economica e sociale del Grande Salento. Io sono le nostre terre, le nostre vigne, mi diceva il nonno facendomi annusare la sua mano piena di lavoro. E mi raccontava la sua passione forte, così forte che si è attaccata alle mie mani, fino a diventare la mia. Perché se la terra la respiri e la annusi da bambino, non puoi pensare ad altro. Oggi la mia passione è questo vino e se lo assaggiate lo potete assaporare anche voi. Cantine Due Palme, sapore vero, scelto col cuore. Osservi gli altri scalare le vette. È una vita che li vedi lottare a denti stretti per raggiungere la cima. È una vita che ne ammiri ambizioni e volontà. È una vita che li guardi dall'alto. Questo mese entra anche tu nel mondo SUV con Fast Lease di Auto. Da 178 euro al mese. A Vetrana è ogni giorno, ad ogni ora, permanentemente in televisione, come un grande set cinematografico, ed è un cinema a volte brutto, è vero, a volte è un cinema dell'orrore fatto male. Ma dietro questa grande attenzione, dietro questo che qualcuno ha voluto definire il circo mediatico, forse strumentalizzando sulle strumentalizzazioni, facendo anche un po' di demagogia, perché le telecamere fino a un certo punto almeno sono piaciute proprio a tutti, anche ai protagonisti di questa vicenda. C'è un aspetto che è stato denunciato, lo vedrete fra pochissimo, con grande forza, di quello che all'inizio è stato il portavoce della famiglia di Sara coinvolta in questa vicenda. Poi, dice lui, fatto fuori nel momento in cui Sabrina e Valentina hanno voluto prendere in mano anche la regia delle esternazioni mediatiche di tutta quanta questa vicenda. E allora vediamo in questa scheda che cosa gira intorno alle interviste e alle esclusive di alcuni media nazionali privati. Guardate. One, two, three, one, two, three, one. Crime Show, lo spettacolo del crimine, o se volete Horror Biz, il business degli orrori. Ad Avetrana, in via Grazia Deledda e in Contrada Mosca, etica e moralità sono state messe al bando? Dove la metterà questa foto? Ebbene, questa... Sì.
Nei luoghi del turismo macabro è stata necessaria un'ordinanza del sindaco per allontanare chi porta i bimbi a fare una scampagnata vicino alla bocca del pozzo cisterna in cui fu gettato il corpo della povera Sara ed un invito a sgomberare il campo, sempre da parte del comune, rivolto a giornalisti e operatori TV. Dove finisca la cronaca e dove inizi il voyeurismo se lo chiedono in tanti, ma quanto costa e quanto frutta l'affaire Avetrana? Ecco spuntare la notizia della vendita di foto inedite del garage degli orrori, ormai così è stato ribattezzato, ma poi così tanta paura non deve farla se tutti vogliono vederlo, da parte di un consulente tecnico di Vito Russo, il legale di Sabrina, alla modica cifra di 8.000 euro. Ed ecco che gli avvocati dei misteri, quelli in carcere e quelli a casa, per le loro ospitate in TV, prenderebbero dal migliaio di euro in su. L'ordine degli avvocati li ha convocati per stabilire se siano stati violati o meno i principi deontologici. Su fuga di notizie e ricettazione di atti giudiziari vogliono vederci chiaro Codacons e Garante per la Privacy e la Procura di Taranto ha aperto già ben 3 inchieste. Ma è vero che la famiglia Misteri ha chiesto denaro e o regali per rilasciare interviste esclusive e cedere diari e video? Valentino Castriota, l'ex portavoce della famiglia Scazzi, giura di sì e dai nostri studi telefona a periodici ed emittenti private nazionali, fingendo di proporre loro, ad un tot, l'intervista esclusiva a questo o quel protagonista del giallo di Avetrana. Sentite, è un mercimonio che le indagini della procura sembrano per il momento aver stoppato, ma non fermato. Pronto? Pronto? Sì. Eccomi. Ciao Valentino, sì. Come stai? Tutto a posto? Benissimo, dimmi. Niente. Ascolta, sì. io ti do le notizie, no? Sì, ma in questo momento quelli che invece pagano sono nell'occhio del ciclone, noi che non abbiamo mai pagato nessuno, saremmo a maggior ragione pazzi se pagassimo qualcuno adesso, ora che ci sono tutti gli occhi addosso. Sì. Comunque, siccome, voglio dire... Tu facci parlare con questa persona, sì. Perché magari, anche se ci sono delle cose che noi non possiamo fare, magari questa persona, per ragioni sue, indipendenti dal denaro, si può convincere a parlare con noi. Pronto? Sì, ciao, Valentino Castriota. Ciao, caro, bene, te? Tutto a posto? Bene, grazie, tutto a posto, sì. Senti qua, allora avremmo la possibilità di poter fare uno scoop con la... Tu saresti d'accordo, sì o no? Ma loro vogliono dei soldi? Rimaniamo sempre con quella, diciamo, la cifra che potremmo dare, la cosa abbiamo parlato, li riversiamo, perché se non pagare l'avvocato questi, insomma. Ho capito, sì, perché sai che adesso c'è tutto quel casino, ci sono tutte quelle indagini in corso. Vabbè, io ti faccio sapere se questo si farebbe quando? La settimana prossima. Va bene, vabbè, io adesso ti faccio sapere. Pronto? Ciao, Valentino Castriota, famoso ex portavoce. Ciao, ciao. Tesoro, come stai? Bene. A Milano. A Milano stai, tutto a posto? Tutto a posto, torno lunedì, torno a Roma. Ah, ascolta. Allora, io ho la possibilità, no? Allora, di fare uno scoop, diciamo, con la solamente che chi mi fa fare lo scoop mi ha detto di alla produzione che io voglio unto, te lo dico chiaro e tondo, te lo dico. Quindi che cosa bisogna fare? Che cosa bisogna fare? Perché insomma c'è uno che ce lo fa fare sta cosa. Guarda, io ne parlo con i miei dopo la puntata e poi ti richiamo. Tu informati su quanto vuole. Io mi informo, va bene. Ci sentiamo sabato. Più o meno qualche disponibilità ci potrebbe essere, pensi, a redazione, perché devo dare una risposta io. Secondo me sì. Va bene. Poi. Io comunque ti richiamo appena, capito, appena è finita la puntata. Va bene, ok, ciao. Ciao, grazie tesoro, ciao.
Questa volta non ci giriamo di spalle e andiamo via, come di consueto fa l'indiano alla fine di ogni puntata, perché non vogliamo trasmettere né un senso di indignazione, né girarci di spalle e andare via come a dire metaforicamente che la vicenda è chiusa, che quello che avete appena ascoltato è il cerchio che si completa. No, restiamo fermi e attenti nel seguire gli sviluppi del giallo di Avetrana, attenti all'analisi dei fatti, attenti forse un domani anche a dove per chiedere eventualmente scusa a qualcuno. Una vicenda, quella della morte della piccola Sara, che non smetterà di far discutere, così come non cesseranno i colpi di scena. Quale sarà la settima verità di Michele Misseri? Sarà ancor più grave per la figlia Sabrina o in qualche modo tenderà a renderla più estranea rispetto alla vicenda? Ed ancora, quali sono le clamorose rivelazioni che Valentina ha detto di aver ricevuto dal padre in carcere? Noi restiamo attenti e vigili su tutta questa vicenda, che purtroppo ad oggi può darci una sola certezza, che Sara non c'è più, ma non può darci con esattezza neanche la possibilità di fare un'affermazione netta, perché ad oggi non possiamo dire con assoluta certezza chi ha ucciso Sara Scazzi. Thank you.
collaborazione con Filanto, a spasso verso il futuro. Salento Doc, per la crescita economica e sociale del Grande Salento. Cantine Due Palme, l'eccellenza dei vini del Salento. È una vita che osservi gli altri scalare le vette. È una vita che li vedi lottare a denti stretti per raggiungere la cima. È una vita che ne ammiri ambizioni e volontà. È una vita che li guardi dall'alto. Questo mese entra anche tu nel mondo SUV con Fast Lease di Auto. Da 178 euro al mese.